Vorrei incontrarti fra cent'anni. Tu pensa al mondo fra cent'anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Questo amore è un faro che brilla. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Combatterò dalla tua parte, perché vorrei incontrarti fra cent'anni. Come un gabbiano volerò, sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato da te, che non puoi cancellarmi e cancellarti non puoi. Dentro nel tuo petto, chiudi gli occhi dolcemente, non ti preoccupare, entra nel mio cuore e lasciati andare. Oh, questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Tu pensa al mondo fra cent'anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di buongiorno, buongiorno, non 100 anni, 200 anni, 300 per mettere a posto questo paese che ha lo sbando totale. È un sistema marcio, talmente marcio che non si sa come andrà a finire. Il problema è che chi lavora diventa sempre più povero, chi non fa niente diventa sempre più ricco. Avete sentito in politica quali sono gli emolumenti, i stipendi, tutto quello che 95.000 euro, lo dico tutte le mattine, netto, netto paghiamo i senatori e gli onorevoli per fare cosa? Ci sarà anche chi lavora? Ma ragazzi, guardate che vi parla una che sta combattendo una guerra per difendere i poveri, gli ultimi, che è una cosa inaudita, l'avete sentito ieri, l'ho detto davanti alle telecamere, al consigliere regionale Betta, avete sentito cosa sto passando in provincia solo per cercare di aiutare, perché diamo fastidio, i poveri danno fastidio, gli anziani danno fastidio, gli ammalati danno fastidio, il mondo della disabilità dà fastidio, ricordatevi quello che vi dice la Mirella. Però noi combattiamo piano a piano, goccia dopo goccia. Io ho la fortuna di avere questi grandi numeri che siete voi,
nel 5 per 1000 che ho detto ieri, ho passato le 5200 donazioni, ho superato tutti a parte l'ADA, ma sei un colosso, ma come donazioni ho passato tutti, perché? Perché credete in quello che faccio, sapete che sto cercando di difendere quelli che non vengono difesi, questa è la mia sfortuna per qualcuno, e invece penso che questa sia mia, la mia fortuna, perché ho la coscienza a posto e vado sempre serena a letto. Detto questo, vi presento subito gli ospiti, perché parleremo di questo. Abbiamo la dottoressa Deborah Marcon, segretaria provinciale SUNIA Treviso, sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari, assieme a Andrea Zanoni, consigliere regione Veneto Partito Democratico. Buongiorno. Poi vediamo se si collega anche qualcun altro. Allora, partiamo proprio dalla dottoressa Marcon, problema casa, problema enorme, io lo sento in prima persona, avendo un banco solidale come me e tutte le associazioni di volontariato, il problema è che non si è pianificato. Non si è pianificato, anzi si è venduto quello che si doveva tenere, ristrutturare. La solita melina è non ci sono i soldi, con gli affitti che prendiamo non riusciamo, però hanno venduto e non si sa mai come vanno a finire poi questi soldi e come vengono impiegati. Cosa ci racconta lei, veramente importante, perché segretario, non si sa, siamo nella confusione totale, tanti appartamenti, non si può entrare perché sono da ristrutturare, tanto la gente è per strada o in macchina, prego. Ma tra l'altro, per quanto riguarda il pubblico, in realtà c'è anche una questione di tempistiche lunghe per quanto riguarda lo smaltimento, diciamo, dei bandi, perché comunque ci vorrà circa un anno, anche se si cercano in molti casi di accorciare i tempi per poter avere l'assegnazione una volta che sono fatti i bandi. Adesso, per esempio, a Castelfranco stanno dando le assegnazioni del 2020, per dire. Quindi comunque non è che io faccio il bando e nel giro di un paio di mesi so se posso entrare in una casa ATER o di un altro ente, il gestore, oppure se sono troppo in basso per poter avere l'assegnazione. Quindi in realtà non ci sono soltanto le case chiuse perché da ristrutturare, che ce ne sono comunque parecchie, ci sono anche le case momentaneamente chiuse perché stanno cercando di sistemare, di capire a chi assegnarle attraverso i bandi. Il problema di adesso qual è? Che chi prova a entrare in ERP o comunque in agevolato è anche perché non trova abitazioni nel mercato privato. Infatti, se è vero, secondo gli ultimi dati dell'Istat, che in provincia di Treviso ci sono circa 46.000 case vuote, è anche vero che le case vuote di ATER Veneto non sono più di 8.000. Quindi tutto il resto è privato, che tiene le case chiuse. Anche lì ne abbiamo parlato tra l'altro ieri in CGL, anche con ATER, anche con il sindaco Mario Conte, che è presidente dell'ANCI, per capire se si potesse cominciare a parlare di tavoli anche locali in cui si mettono insieme tutti quanti gli attori per provare a capire perché queste case sono chiuse. Perché cosa manca? Manca la fiducia, mancano dei fondi di garanzia, mancano delle informazioni, perché una delle informazioni, cioè una delle notizie che girano è: io affitto ma poi pago un sacco di tasse. Però nel 2017 è stata fatta una legge, un decreto legge, per cui io comunque posso affittare pagando meno tasse, ovviamente rispettando certi limiti. Quella cosa magari è un'informazione che potrebbe incentivare chi ha la casa e la tiene chiusa a effettivamente darle in affitto. Potrebbe essere che il problema è sì, ma la casa è messa male, e allora magari può intervenire il sindacato degli edili dicendo sì, ma si può fare un progetto che, se lo fa in questa maniera, che è innovativo, costa anche meno. Quindi mettendo insieme tutti quanti quelli che possono effettivamente dare un contributo, magari si riesce anche a sbloccare questo problema, perché al momento, se si dovesse solo pensare ad ATER o comunque agli enti gestori per risolvere tutti quanti i problemi, loro dovrebbero intanto riuscire a rendere agibile tutto quello che hanno di sfitto e giustamente non hanno i fondi, ma dovrebbero anche incrementare tutta una parte di agevolato,
per cercare di calmierare il pubblico, perché al momento affitti sui già affitti non se ne trovano. Se poi andiamo a cercare affitti sui 400-450 euro, ma persino 500 euro, adesso è difficilissimo trovarli, piuttosto si trovano mini appartamenti a 800 euro, e magari abbiamo dei part time obbligati che ne prendono 900. Infatti ieri abbiamo fatto proprio un servizio fatto da noi, da una nostra giornalista, la quale chiedeva appunto un appartamento in affitto, e quello che è riuscita a trovare delle stanze a 800-900 euro, cioè, perciò pensate voi se è possibile andare. Zanoni, come commenta queste parole della dottoressa Deborah Marcon? Allora, in Veneto abbiamo praticamente 500.000 di case sfitte, e questo è veramente un problema. Non ci sono politiche di incentivazione per i proprietari affinché le rendino usufruibili e vadano magari date in affitto. Per quanto riguarda poi l'edilizia popolare, siamo messi molto male, perché il patrimonio utile di questa edilizia fatta per le persone meno abbienti, con un reddito inferiore, che fanno fatica a comprare la casa, è in costante diminuzione. Abbiamo i comuni che spesso, proprio per mancanza di fondi che la regione dovrebbe trovare ma che non trova, sono costretti spesso a vendere, e poi ci sono buona parte di questi edifici che devono essere ristrutturati, perché risalgono a 60, 70, anche oltre anni fa. Quindi edifici che non hanno infissi adeguati, che perdono moltissimo calore, quindi per riscaldarli servono moltissimi soldi. Ogni anno in Consiglio regionale, come opposizioni, in particolare con il nostro gruppo, facciamo molti emendamenti per cercare di mettere più fondi sull'ERP, sull'edilizia popolare residenziale. Il fatto è che i fondi non ci sono. Purtroppo sono state fatte in Veneto molte scelte sbagliate, ad esempio una, la più eclatante, quella sulla superstrada Pedemontana Veneta, che ha già creato un buco di 65 milioni. A dicembre abbiamo messo 65 milioni per il buco creato dalla Pedemontana. Pensate voi, con 65 milioni, quanti contributi potevamo dare ai comuni per fare questi nuovi alloggi che sono, servono come l'aria, perché il problema abitativo in Veneto, come in tante altre regioni, è molto molto sentito. Aspettiamo a settembre-ottobre, quando questi sfratti esecutivi, perché non riescono più a pagare i mutui, perché se non hanno fatto a tasso fisso sono triplicati. Spiegatemi come faranno queste povere famiglie che hanno messo in piedi, o anche queste persone single, a pagare questi mutui, perché non pensavano e hanno fatto il tasso variabile. Questo veramente è uno scandalo, anche questo, perché come si fa? Ma come si fa? Ma io ve ne racconto un'altra, prima di dare la parola a Mauro D'Alzillo, che ringrazio perché è sempre presente, uno dei pochi veramente che quando si chiama come Bet risponde, che è presidente Atter Treviso, azienda territoriale per l'edilizia residenziale. Allora, ieri mi ha chiamato un signore, questo lo dico anche a casa perché dovete stare molto attenti, per i BOT. Allora, tu vai in banca e prenoti, pensando di prenotare i BOT, a un tasso, adesso mettiamo che è al 3,2%. Vai là e la signora ti dice, la detta, la responsabile dell'ufficio ti dice no, lei non può prenotare, deve acquistare. Va bene? E mi dica il tasso. No, non lo posso dire adesso, glielo dico il giorno dopo dell'emesso dei BOT. Com'è? Io devo prendere una cosa a scatola chiusa? Eh sì, ma sta scherzando? Cioè, io faccio un contratto, guardate che storia vera è, perché poi mi sono informata, io faccio un contratto, non so, prendo 30 milioni di BOT o 30.000 euro, di quello che è, e a scatola chiusa, perché il tasso me lo dice il giorno dopo dell'asta. Cioè, o che siamo andati tutti fuori di testa, perché queste cose non si sanno, non si dicono. Questo signore è uscito confuso, ha detto io non me la sento di acquistare in bianco. Ma stiamo, se poi c'è una grande richiesta e al posto del 3 mi trovo lo 0,50, può succedere, gli ha detto. Allora, se nessuno sa questa cosa, mi raccomando, prima di firmare questi contratti state molto attenti, perché sapete cosa può succedere da un giorno all'altro. Oggi sono al 3,2, mettiamo netto. La prossima asta, se c'è una grandissima richiesta, siccome va in base al numero di acquisto di BOT, determino il tasso.
Allora, adesso io vorrei sentire prima da Deborah Marcon, poi da lei e poi anche dal Presidente D'Azeglio, se questo è normale, perché è fatto dallo Stato. Cioè non è la banca che decide, è lo Stato che decide questo. Marcon lo sapeva? A dire la verità no. Per quanto riguarda tra l'altro la questione però dei tassi di interesse, quello sì effettivamente è un problema che l'abbiamo visto anche noi, perché giustamente chi non riesce a trovare più appartamenti in affitto magari ha qualcosa da parte e dice ok, provo magari a chiedere prestiti, cose del genere. Anche lì abbiamo visto che i prestiti, le banche adesso stanno facendo fatica a darli persino a chi ha dei redditi fissi. Quindi... Calma, se sei in politica i soldi arrivano, abbiamo una dimostrazione recentissima che è andata in banca e i soldi a nastro sono stati dati. Io penso che loro abbiano disponibilità anche di comprare senza il mutuo. No, perché veramente, cioè, le ste robe, cioè, l'artigiano di sicuro glieli dà, ma se politicamente sei molto in alto, e come arrivano i soldi? Zanoni, andiamo avanti, poi sentiamo anche, sì. Allora Marco lo sapeva? Sì. No, io non lo sapevo, è una cosa a mio avviso sbagliata, anche perché oggi con l'informatica, con l'accesso a queste banche dati, dovrebbe essere evidente nel momento della sottoscrizione il tasso, e in quel momento sottoscrivi un qualcosa di certo. Veramente, non lo so, mi verrebbe quasi da dire che è incostituzionale portare una persona a firmare qualcosa con un buco nero senza mettere le cose. Lei firmerebbe Zanoni? Io assolutamente no. Avete sentito? Allora sentiamo anche cosa ne pensa Mauro D'Azeglio. Guardate che è una notizia vera, non c'è niente di strano, perché l'ho verificata prima di dirvela, perché sapete che quando parlo per cose certe. D'Azeglio, lo sapeva lei? Buongiorno Mirella, buongiorno. 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 Sicuramente non ero preparato per essere chiamato a parlare di titoli di Stato. Ma dopo parliamo di case, tranquillo. Oramai qualsiasi cosa che faccia lo Stato, di qualsiasi colore politico sia, non mi stupisce più niente, quindi probabilmente sarà vero, ma non lo sapevo. Allora, come case, cosa, non so, il commento, perché Deborah Marcon è molto preoccupata, anche Zanoni, non ci sono case, non c'è niente da fare, si arriveranno in tempi medio lunghi, se non lunghi, e togliamo anche il medio. Io ho un banco solidale, lo sa, molte volte ho chiesto veramente aiuto, perché dove le metti queste persone? Io ho pagato anche l'albergo qualche volta, grazie alla grande famiglia, in attesa di vedere, trovare soluzioni, però così non si può andare avanti, perché la povertà sta crescendo e soprattutto... Quello che mi fa paura è che non si può scherzare con la povertà, perché guardate cosa sta succedendo in Francia. Attenzione, perché guardate che è molto pericolosa la povertà. Prego D'Azeglio. La situazione della casa in provincia di Treviso è sicuramente preoccupante. È sicuramente preoccupante perché sta esplodendo. Noi siamo sul pezzo, cerchiamo di dare delle risposte, anche se a volte non è facile. Come ATER Treviso ho sentito poc'anzi qualche... stralcio di intervento, interventi ne stiamo facendo per cercare di realizzare nuovi edifici, per cercare di efficientare quelli che abbiamo in proprietà con le varie possibilità, con quello che può essere il PNRR, quello che può essere il 110, quello che può essere il PINQA, quello che possono essere dei fondi derivanti da altri fondi derivanti dall'Europa. Interventi ne stiamo facendo tanti e vorrei ribadire una cosa, l'emergenza abitativa, la famiglia che entra in situazioni difficili in una graduatoria ERP anche per emergenza abitativa entra, come previsto dalla legge 39, una legge regionale, entra con un canone di 40 euro, ripeto 40 euro. Non me la sento di addossare all'azienda che rappresento il problema dell'abitare con 40 euro. Il problema è ben più alto, è a livello nazionale, con l'esplosione dei costi di gestione degli immobili, dell'energia, del riscaldamento dell'energia elettrica. Quindi anche ieri ci siamo trovati in CGL in una tavola rotonda sicuramente proficua, dove ci siamo confrontati e abbiamo messo sul tavolo tantissime idee, però l'ATER la sua parte la fa volentieri e sicuramente non vogliamo e non possiamo tirarci indietro. Però il problema va risolto in tavoli superiori e sicuramente se dovessero, come è stato auspicato, realizzare, creare, dare la disponibilità di un nuovo piano casa, visto che lo stiamo attendendo da decine e decine di anni, ben lieti saremo noi di fare la nostra parte
per incrementare quello che è il patrimonio edilizio provinciale e poter dare ai nostri sindaci, che sono in prima linea a combattere, a cercare di tamponare queste situazioni, dare delle risposte ai loro cittadini. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Bella e buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto saluto Zanoni, che è una brava persona, io vedo sempre volentieri, perché è un politico che mette sempre la faccia dappertutto. Bravo Zanoni, continua così, che ti sei una brava persona. Va bene. E dopo voglio dire, Daniela, in Italia dice che è il paese che ha più case di tutti, più proprietari di case, il 70%, le va a comprare col mutuo. E cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i debiti, non sei case, parlano di casa, di quello che dà la grana e la compra il detenuto. Ma un povero disgraziato, 1.200 euro al mese, magari 500 euro al mese, mi dà la sua casa. Cosa ha potuto fare? È il governo. Ma cosa siamo di oggi? 30 anni fa, a Venezia, a livello di sinistra, gli dava 100 milioni a chi che si sposava, veneziani, che dimostrava che non aveva possibilità, per comprare casa, e 50 mestre, chissà quanta gente ti aiuta a dare le case e a sinistra. Adesso cosa fai? Quanti anni sei che lì a casa il gesto che sei, non fa casa? Chi fa da casa fa povera gente? No, chi fa armi, vediamo scherzi a tutti, vediamo scherzi per gli extracomunitari, per chi porta via il colpa, il fatto che vivo. È vergognoso, bisogna aiutarti, che ha bisogno, direi a tutti, lo sa benissimo, perché ti do il mese, ti sei una combattiera, va bene, che ne voglia 200 come ti, mandare in piazza sui bastoni come ti ha dato in Francia, è povera gente, bisogna aiutarla, no chi che sta bene, uno che ha tanti scherzi, è Gesù che si impegna, ma non sa cosa che voglia dire a fame, direi a, guarda, per poco sto parlando. Se uno ha fame, ti dà un pesce da mangiare, ti dà cavare fame per un giorno. Ma se ti insegni a pescare, per tutta la vita, è la morale, qua la gioia. Aiuta questa povera gente, ti vedrà che quando ti dà ben sottoposto è la gente che ha bisogno. Ti puoi governare destra, sinistra, e destra non so di destra, perché ho fatto, sono nato qua a guerra. Taglia Rinaldo, se no non devo più avanti. Allora, io ho 30 minuti. Ascolta, che dico, Mirella, avanti per l'autostrada, risaluto Zanoni, perché sono un bravo politico, voteo. Allora, grazie al nostro Rinaldo con le sue riflessioni. Rinaldo ha un libro tutte le mattine, sì, lui è una roba, però fa delle riflessioni importanti, soprattutto che bisogna supportare quello che è in stato di inferiorità. Cosa dice Zanoni? No, sono d'accordissimo, perché una cosa che ha detto che è purtroppo realtà, lo si vede quando vengono approvati i bilanci dello Stato e anche della Regione. Quando si vuole trovare i fondi, per un qualche cosa si trovano. Ad esempio, io sto pensando a questa cifra immane, a mio avviso buttata via, che è quella arrivata a 124 milioni e mezzo per la pista da bob per le Olimpiadi di Cortina. Una pista da bob che verrà utilizzata un mese, due, e dopodiché costerà, oltre a questi 124 milioni, costerà alla collettività, ai contribuenti, da mezzo milione a un milione l'anno di manutenzione. Il buco della pianura montana da 65 milioni, cioè quando si vuole effettivamente i soldi si trovano. E a mio avviso quello che dicevi prima, Mirella, sulla questione che la situazione della povertà, del disagio può sfuggire di mano, come sta succedendo in Francia, non è una cosa campata in aria. Un giorno, prima o dopo, se le persone, se tante persone non hanno il minimo indispensabile, hanno una qualità di vita bassissima e non hanno, non possono soddisfare i bisogni, quelli importanti, poi alla fine ci sono queste ribellioni. Io credo che converrebbe a tutti, anche a chi sta bene, a chi ha una vita agiata, essere circondati da una società che sta bene, perché prima o poi, se vivi con chi sta male, ci possono essere ripercussioni come queste. Quindi lo Stato, la Regione, deve avere sempre un'attenzione di riguardo verso chi sta peggio. La situazione
delle case popolari, un esempio, il direttore adesso ci spiegava come ci sono degli investimenti, purtroppo però potrebbero essere sicuramente maggiori, sicuramente non tutti entrano, come diceva la rappresentante Sunia, nelle graduatorie, non è così facile. E quindi dovremmo agire con maggior saggezza. L'altra cosa che mi viene da dire di fronte a queste situazioni è che abbiamo gruppi, società che si arricchiscono sulla pelle delle persone comuni, dei contribuenti. Mi riferisco ad esempio a quello che è successo con i rincari dell'energia elettrica e del metano. Abbiamo avuto aziende che hanno fatto degli extra profitti miliardari. Lì il governo si era impegnato a tassare questi extra profitti e alla fin fine abbiamo visto che si sono tenuti i miliardi, nessuno è andato avanti perché ci voleva naturalmente una battaglia legale, e intanto c'è chi è ricco che si arricchisce sempre di più e gli altri invece rischiano di trovarsi a... E chi lavora rimane sempre povero. Abbiamo la nostra Giulia. Ciao Giulia, che piacere sentirti. Anche per me, Mirella. Ciao, buongiorno a tutti. In modo principale al dottor Zannoni, che è una bravissima persona, Mirella. E volevo dirti, Mirella, che non finiremo mai di ringraziarti per tutto quello che fai, perché Mirella, tu sei una persona che dice sempre che non hai il bavaglio e dici quello che pensi tutte le mattine, Mirella. E io dico, brava la Mirella, devi tirare fuori quella grinta che hai sempre avuto, Mirella. E poi, Mirella, volevo dirti che non sanno più cosa inventare per truffare le persone. Hai fatto bene a dirlo, che bisogna tenere sempre gli occhi aperti in tutte le cose. Volevo dirti, Mirella, che ieri sono andata anche all'Angelo a fare la risonanza, adesso devo aspettare una settimana e dopo vediamo. Ecco, brava Giulia, ti sento bene, mi fa molto piacere Giulia, mi fa molto Mirella, piacere. Mirella, grazie. Ciao Giulia, grazie. Mio figlio ha detto che ti saluta anche da parte sua e dice sempre chiamala Mirella, chiamala. grazie Giulia. Grazie, questo è il mio, ecco, questa è la benzina del mio motore, sono loro che mi mettono questa benzina e questa grinta che mi fa andare avanti, anche perché in questo momento sto portando avanti proprio con la provincia una battaglia incredibile, voi non avete idea cosa sto passando, però si va avanti perché sono convinta di essere dalla parte del giusto, di aver difeso le fragilità, di aver cercato di trovare anche casa le fragilità, nonostante la burocrazia, nonostante le difficoltà che conosce bene il Deborah Marcò, anche loro si sono rivolti a me, lei in particolare, quando ci sono veramente delle marginalità e con la disperazione si bussa, ma si trova aperto, però cerco di dare risposte immediate, no con lo zio Remo, no faremo, faccio. Bisogna fare immediatamente perché la persona ha bisogno di aiuto. Però mi scusi Marco, e qua lo dico anche Mauro D'Alzillo, che ringrazio perché è una persona per bene, equilibrata, lo sapete che io dico quello che è e quello che vedo e quello che sento. Ma in tanti anni sono stati commissariati tantissimi ATER e poi non si è mai saputo come è andata a finire. Perché si sono commissariati questi ATER? Che c'era qualcosa che non tornava, i conti. Però la trasparenza in questo paese non si è mai vista. Noi non sappiamo mai niente. Voi del Sunia, con questi commissari, non lei perché non c'era ancora, ma alla fine noi ci ritroviamo case, ma veramente in un degrado incredibile, appartamenti all'interno, case esterne, appartamenti all'interno non ne parliamo, affitti non pagati da persone che potrebbero pagare un affitto normale, addirittura con la scusa che non ci sono i soldi hanno venduto le case di emergenza. Perciò persone che potevano acquistare un appartamento non dell'ATE ma da un'altra parte hanno acquistato un appartamento sempre con prezzi favorevolissimi e sono diventati proprietari. Ma è normale una cosa del genere quando noi ancora, come diceva Rinaldo col Sunia, col GESCAL,
pagavamo per fare queste case, sono soldi nostri, perciò quelle case e queste case sono anche un po' nostre, un po' di tutti, no? Sono state vendute. Ma è normale? Allora, i bot, le case, cioè, ma che paese è questo? Ma cosa vendi? Una cosa che non è tua, ma che è del patrimonio, e anche del nostro patrimonio che abbiamo pagato perché ce la tenevano giù in busta paga, eh? Non è che facessimo un bonifico volontario, era già detratta in busta paga, perciò volente o nolente tu dovevi pagare. È normale? Allora, per quanto riguarda la questione delle vendite, in realtà io credo che ci sia stata, nel momento in cui è stata data la possibilità, perché inizialmente non c'era, è stata data la possibilità per chi aveva case popolari di poterle vendere, c'è stata una lettura sbagliata del sistema economico e sociale del periodo. Si dava per scontato che adesso la necessità calasse, si dava per scontato che ci sarebbero stati sempre sarebbe stato sempre un progresso economico per cui tutti quelli sarebbero rimessi e quindi che fondamentalmente non ne sarebbero più servite così tante. Invece non si è fatta attenzione che comunque già all'epoca c'erano dei problemi che potevano diventare gravi. Inoltre non si è neanche tenuto conto che lo Stato deve essere preparato per qualsiasi evenienza di emergenza, perché nel momento in cui poi le case servono, bisogna anche fare i conti col fatto che un conto è venderlo che ci metto 6 mesi. Un conto è costruirne una o acquistarne una o risistemarne una che io ho lasciato cadere, e allora là ci vuole molto più tempo e molti più soldi. È stata fatta una politica, fra virgolette, di dismissione del patrimonio che è andata di pari passo con l'eliminazione del contributo GESCAL. In questa maniera molte ATER sono state in alcuni casi costrette a vendere il patrimonio perché gli dicevano: guarda che soldi non te ne arrivano a parte, quindi se hai delle manutenzioni, se hai delle necessità, devi, o meglio, hai la possibilità di vendere il tuo patrimonio. Per alcune ATER o per alcuni comuni non c'è stata altra scelta. Ovviamente in alcuni casi sono state anche intenzionali, perché comunque mantenere una casa, mantenere anche il personale che poi fa bandi, assegnazioni, è un impegno importante. Quindi nel momento in cui non si ritiene che effettivamente ci possa essere la possibilità che quello mi servirà perché stiamo andando verso il progresso economico, io faccio anche scelte che poi giustamente, adesso che siamo in emergenza abitativa, diventano un problema. Tra l'altro c'è anche un'altra questione, che è vero che io non ho mai avuto problemi di questo genere con ATER. È anche vero che però ATER adesso, per esempio, non ha soltanto il problema di utilizzare i propri fondi per le ristrutturazioni, per il mantenimento anche proprio del sistema. Tutte le spese che diceva prima Zanoni, per quanto riguarda le bollette caricate, che la dispersione di calore negli appartamenti ATER, tutta questa roba qua finisce o sulle spalle di ATER o in alcune case sulle spalle dei comuni. Si riescono a dare dei contributi, ma con i pochi soldi degli 80-40 euro che pagano gli inquilini ATER, loro devono mantenere il sistema, fare le ristrutturazioni e pagare anche le morosità. Quindi non regge, non regge. Presidente D'Alzillo, forse era meglio fare il sindaco, lei è stato anche sindaco di Quinto, perché veramente gatte da pelare ne ha, perché queste persone, anche perché io dico una cosa, se io sfratto una famiglia indigente che non mi paga l'affitto, per legge il sindaco deve trovare un altro appartamento, perché non lo può lasciare nella strada. O paga una casa, se questi sono bei bambini, ecco, una casa di comunità, che costa una cifra pazzesca. Allora, Presidente, ma cosa possiamo fare? Guardate che siamo veramente con le spalle al muro, eh. Prego. Mirella, mi stai dando troppi argomenti. Allora, nel momento in cui si sfratta un nucleo abitativo, vorrei ribadire per l'ennesima volta che prima di arrivare a uno sfratto, noi abbiamo per legge, ai sensi della 39, dobbiamo riunire
una commissione in cui fa parte anche i servizi sociali dei comuni d'appartenenza del nucleo abitativo, perché, ripeto, ATER è un'agenzia della regione che dà degli alloggi. Noi non abbiamo la struttura e neanche i fondi per fare i servizi sociali. Quindi, quando noi arriviamo a uno sfratto, dobbiamo e vogliamo assolutamente coinvolgere il comune. E tutti gli sfratti hanno il parere favorevole dei servizi sociali. Nel momento in cui, e qua ricade quando ho fatto il sindaco dal 2009-2019, un nucleo familiare si trova per strada, i comuni hanno gli obblighi per i figli minori e per le mamme, ok? Quindi devono dare una soluzione abitativa per i figli minori e per le mamme, che questo di solito avviene. Quello che noi andiamo a lamentarci tante volte con certi comuni è che i servizi sociali, e è difficile anche puntare il dito perché, ripeto, avendo fatto il sindaco so qual è la situazione, a volte considerano l'ATER come il parcheggio del loro problema abitativo, il loro problema di una famiglia. Dicono, lì parcheggiamo là e siamo a posto. Come ho chiesto ieri al convegno che abbiamo fatto alla CGIL, noi abbiamo istituito dei numeri riservati ai comuni, dei numeri riservati ai servizi sociali, perché i casi vanno seguiti e vanno colti al nascere, perché un affitto da 40 euro è niente per un comune. Quando un comune si trova un nucleo abitativo con 2-3 minori da inserire in struttura a 200 euro al giorno per minore, sicuramente andiamo a capire che la cosa è ben diversa. Quindi noi vogliamo essere a fianco dei comuni, vogliamo lavorare assieme per cercare di salvare tutte quelle situazioni che ci sono. Vorrei una battuta a Zanoni, che ci conosciamo da vecchia data. Non sono il direttore, sono il presidente, su nomina regionale, prima mai dato il direttore. Sei emozionata dai tei camere, da Giglio, sei emozionata a venire a Sveglia Veneti. È stato un lapsus, ho ben presente che è il presidente. Allora, visto che abbiamo il presidente, abbiamo anche il presidente del SUNIA, abbiamo il consigliere regionale, andiamo a vedere SUNIA, il servizio proprio a Treviso. Andiamo a sentire e a vedere. Lascio sicuramente la passione, la necessità di combattere e di lottare, perché il 2023 sarà assolutamente un anno in cui avremo bisogno di energia. Passaggio del testimone alla guida del SUNIA di Treviso. Alessandra Gava, storica segretaria provinciale del Sindacato degli Inquilini della CGIL, cede la guida a Deborah Marcon. Il cambio votato nel 13° congresso, nel quale è stata analizzata la situazione sul fronte casa in provincia di Treviso. La cosa principale è quella della fame di case, non ci sono case in affitto, le case popolari non danno risposte e le persone hanno sempre più necessità di appunto trovare degli alloggi a canoni che siano sostenibili con il reddito, che purtroppo sta diventando sempre più basso. Altra questione problematica accentuatasi negli ultimi mesi è quella delle spese condominiali. Gli aumenti degli ultimi mesi hanno determinato una caduta verso la povertà di nuclei familiari che fino magari all'anno scorso riuscivano a far fronte al pagamento di questi esborsi, ma che purtroppo ora stanno preoccupantemente rivolgendosi ad esempio alla Caritas oppure ai servizi sociali. Tante le sfide che quindi attendono la nuova segretaria Deborah Marcon. Siamo stati anche contenti che apparentemente anche le istituzioni che oggi erano presenti hanno anche loro dato la disponibilità comunque sedersi a un tavolo e collaborare tutti quanti insieme, non soltanto il comune ma anche con proprietari, inquilini e enti gestori, e quello secondo me sarebbe un grande miglioramento, perché senza dialogo non c'è possibilità di uscire fuori dal problema. Abbiamo Giuseppina da Padova, vai Giuseppina, ciao. Non si può parlare così. Prego. Pronto? Sì, ci sentiamo bene. Ecco, allora io volevo chiedere che il signore dell'ATER là, c'è un signore dell'ATER. Sì. Ecco, devo chiedere perché sto su una casa del comune, però paghiamo l'affitto all'ATER. Stanno facendo, dicono il capoto a Sano, non so cosa che sia sto capoto. Hanno fatto un disastro. Adesso hanno fatto metà, l'hanno tutto lasciato così, hanno messo rette.
quella là che va su, come si chiama, non si può più aprire i balconi, siamo condannati dentro su sta casa piccola, io ho camera, cucina e ho piano bagno, basta, ho 84 anni, altri due, siamo in quattro gatti, una è handicappata, l'altra è anziana, ma è mai possibile che adesso hanno lasciato tutto così, non vengono più a finire i lavori? Grazie Giuseppina, grazie, un abbraccio, se hai bisogno chiama, perché capite bene che l'età è diversamente giovane, è sola, sono pochi. Ecco, io sono convinta che veramente, Presidente D'Azilio, lei è stato anche sindaco, lo dico anche a Zanoni, lo dico anche a Sonia, dovete battere i pugni perché non possono sempre pagare le fragilità, non possono sempre pagare le fragilità, ma stiamo scherzando, basta, basta, altro che la burocrazia, Ponte Morandi è una dimostrazione, se si vuole fare, si fa e si elimina la burocrazia, dovete battere i pugni, avete i numeri per farlo. Perché avete le fragilità dalla vostra parte, Zanoni. Sì, probabilmente sarà uno. Ma hai ragione, tanti... cioè, non succede. Se tutto bello, tranquillo, tutti in riva al Canal Grande, che fa festa. Cioè, non capisco, non capisco. Ma veramente noi come opposizione, ogni consiglio siamo a dare battaglia con interrogazioni per sollevare i problemi dei cittadini, che ci sono, ce ne sono veramente molti, non solo sulla questione abitativa, ma anche di inquinamento dell'ambiente. Abbiamo la questione dei pesticidi, persone che hanno allergie, poi abbiamo inquinamento dei fiumi. Distruzione di habitat, quindi un peggioramento anche della qualità della vita. In questo caso della signora probabilmente è riferito a uno dei tanti episodi di qualche magari agevolazione fiscale a livello nazionale come il super bonus, cantieri che poi grazie a una legge fatta male e ha comportato il blocco di cantieri. Io ho presente anche di famiglie che avevano la casa, dovevano entrare dopo magari 4 mesi concordati e hanno la casa adesso senza gli infissi, perché le ditte a causa di questa cessione del credito non hanno potuto avere i fondi e quindi hanno bloccato i cantieri lasciando le persone così. Sì, ma le persone sono trovate anche i cassetti fiscali vuoti, sì, da queste situazioni. Presidente D'Azilio. Allora, vorrei ricordare che in seconda commissione, dove sono stato e c'era anche il consigliere Zanoni, ad Ater Treviso sono stati fatti i complimenti per come hanno gestito il 110. Noi abbiamo gestito esclusivamente col nostro cassetto fiscale, con la nostra possibilità di detrazione. Quindi mi sembra strano, la signora vorrei sapere dove... Padova! Perché? Padova non lo so. Perché Treviso non ha sgarrato di un centesimo. Tutti gli interventi sono stati ultimati del 110 e si sono chiusi in maniera corretta. Quindi per cortesia lasciamo fuori Treviso, che abbiamo fatto delle scelte diverse da Padova, non abbiamo partecipato ad altri bandi, parliamo partenariato pubblico-privato che noi non abbiamo voluto saperne e stiamo vedendo cosa sta portando avanti. Abbiamo fatto degli interventi sicuramente più limitati, ci stiamo muovendo anche adesso e Mirella te conosci molto bene ad esempio il problema del Biscione, dove abbiamo 104 appartamenti che hanno dei problemi di energia perché consumano tantissimo, abbiamo appena stanziato 1.700.000 euro per l'efficientamento di quell'edificio con 8 impianti fotovoltaici, con accumuli di energia elettrica, accumuli di acqua calda, per poter staccare il sanitario e dare una vita dignitosa anche senza l'utilizzo delle caldaie. Quindi stiamo investendo, Treviso sta investendo per dare un'abitazione migliore. Però vorrei aggiungermi una cosa perché è difficile da remoto. Vendita di immobili. Sicuramente lo so, Mirella, ci siamo già confrontati anche con te, che sei contraria alla vendita degli immobili. Però vorrei ricordare che stiamo amministrando un'azienda con canone medio di 80 euro. Il canone medio di 80 euro è dovuto al canone minimo dei 40, che abbassa la media, quindi 80 euro. Quello dobbiamo gestirci. Qual è la linea di galleggiamento di un immobile? 90. Quindi noi, le nostre entrate, anche se entrassero tutte, senza lasciar stare il 1.300.000 euro che non viene pagato tra affitti, tra spese condominiali non pagate,
siamo sott'acqua. Quindi, visto che dalla regione noi, come sa bene, perché l'abbiamo detto anche in seconda commissione, non percepiamo alcun contributo, ma anzi paghiamo il 4% del canone d'affitto calcolato, neanche quello percepito, che è circa mezzo milione di euro, che come ATR Treviso, che come ARAV, che è l'insieme delle sette ATR venete, abbiamo chiesto che venga rilasciato nelle casse delle ATR, noi siamo in default, quindi ci troviamo obbligati a fare quei piccoli piani vendita, un piano vendita che io ho ereditato di 1300 alloggi, ho bloccato e ho revisionato tutto. Quindi revisionato in che direzione? Noi mai venderemo un alloggio di una palazzina di completa nostra proprietà, perché questo vuol dire andare a rompere la gestione completa dell'immobile. Vede, Presidente D'Alzillo, io non devo essere fortunata a vivere a Treviso o ad avere D'Alzillo presidente. Io faccio parte di una comunità con delle leggi e delle regole che dovrebbero valere per tutti. Io non devo essere fortunata ad avere un presidente con una squadra competente, come sta dicendo lei, che vi confrontate con la Sunia, che vi parlate tra sindaci. Io sono un'anziana che vivo su una casa dell'ATER, che pago quello che devo pagare e devo avere tutti i diritti per essere messa in sicurezza, indipendentemente che abito a Treviso, a Padova, a Rovigo, a Vicenza. Sbaglio o dovrebbe essere così? La legge dovrebbe essere l'ATER è unica, ogni ATER fa per conto suo, perché se ogni ATER fa per conto suo, a questo punto facciamo diventare tutto privato, che abbiamo risolto il problema, perché l'ha detto, ma come faccio io a fare ristrutturazione con 90 euro di affitto al massimo che posso, e poi sentiamo che il privato affitta 400, 500, 600 euro appartamenti decadenti, non appartamenti perfetti. Attenzione, io capisco e lei ha ragione, Presidente, ma io sono sveglia veneti e guardo il territorio nazionale, il territorio veneto, Padova una cosa, Vicenza, ma non si può. Qui abbiamo adesso Livio che abita ancora a Padova, io sono andata nel suo appartamento, ho parlato anche col presidente, perché è solo Livio e non ce la fa più Livio, e vi spiegherà, però voglio sentire prima cosa ne pensa Deborah Marcon. Allora, secondo me è effettivamente un problema che non ci sia omogeneità nel territorio della regione. Però è anche vero che non è colpa delle ATER, è colpa di chi non ha cercato di pianificare dall'alto. È certo. Secondo me però ci sono delle innovazioni, delle modifiche, delle cose che si potrebbero mettere in pratica che gioverebbero ancora di più ad ATER Treviso, per quanto per alcune questioni effettivamente funzioni meglio di altre ATER, e che di sicuro eviterebbero di avere anche problemi come quelli segnalati dal signore di Padova. I problemi da questo punto di vista sono delle leggi superiori però ad ATER Treviso. A quel punto mettere tutte quante le ATER insieme, anche con i vari portatori di interesse, gli assegnatari, anche i partiti politici, anche i comuni, che altrimenti poi si trovano tutto quanto in testa, e chiedere la possibilità di avere una gestione interna ad ATER, per quanto alle ATER o agli enti gestori, per quanto riguarda i condomini, sarebbe ottimale, perché nel momento in cui l'amministratore di condominio è interno ad ATER ed è formato da ATER, non soltanto mi sa gestire le crisi emergenziali, ma vede immediatamente, guarda che qua c'è il cantiere che non va avanti e ci sono, e mando i controlli a vedere, anni bloccati in casa. Ma alla stessa maniera mi va a controllare all'interno di agglomerati come quello a Fontanelle, dove ci sono delle situazioni molto instabili, con persone che si sentono minacciate da altri condomini. Avete capito? E allora a quel punto, nel momento in cui ne ho uno interno formato, si capisce immediatamente dov'è il problema e si tiene il controllo della palazzina, perché altrimenti se ognuno
è lasciato da solo perché non c'è la possibilità, perché al momento Atre non ha la possibilità di fare questa cosa. Quindi o uno ha la fortuna di trovare un amministratore di condominio che effettivamente sa fare e sa gestire bene la questione, trova degli assistenti sociali formati che intervengono immediatamente come c'è in tanti comuni, oppure si rischia che si perda il controllo del condominio e si creino dei ghetti. E poi a quel punto, anche per Atre ad esempio, andare a dire scusa ma non mi hai pagato l'affitto, o anche semplicemente mettere in atto uno sloggio o semplicemente un controllo, perché magari vogliono verificare se l'immobile è in buone condizioni e se eventualmente c'è da fare della manutenzione straordinaria, ci sono delle difficoltà di interazione. Allora, bisogna, quando io ho detto bisogna che vi fate sentire, perché la situazione veramente sta diventando esplosiva, come l'ha detto il presidente D'Azeglio. Allora, siccome c'è Livio, ma devo andare assolutamente in pubblicità perché ho straforato, pubblicità. Livio, rimani là. E siamo con la dottoressa Deborah Marcon, segretario provinciale SUNIA, Andrea Zanoni, consigliere Regione Veneto, Partito Democratico, Mauro D'Azeglio, presidente Atre. Sentiamo se c'è il nostro Livio. Livio? Niente, proviamo a chiamare Livio perché mi interessa la telefonata di Livio, oppure Livio riprova a chiamare. Allora, presidente D'Azeglio, cosa si può fare per cercare veramente di superare? Guardate che è un ostacolo enorme, però si può superare. Io sono convinta che se fate squadra, come state facendo con tutti gli altri, con gli amministratori, specialmente i sindaci, che veramente sono delle brave persone, anche le sindachesse, indipendentemente dal colore politico, forse perché sono quelli in prima linea, a parte qualcuno che sapete che Mirella no, va bene, ma non importa, la maggioranza va bene. Sentiamo Livio. Livio? Sì, dunque, io sono un anziano che ha 79 anni, guadagno circa 1.100 euro di pensione mensile, non ho soldi, non ho risparmi, eccetera. Pago di una marcia di topaia dell'Ater, neanche 40 metri quadri, quasi 300 euro il mese. Padova, spieghiamo bene Livio, che dopo se no D'Azeglio mi dice a Treviso, non sei così. Padova, vai di Livio. Va bene, dunque l'ingegner Giambruni si deve vergognare come presidente dell'Ater, e si deve vergognare anche il signor Brombin del SUNIA, il quale 2-3 anni fa mi ha cacciato perché ero andato da lui per vedere se questa situazione poteva continuare. Io ho 14 anni che abito in questa topaia. Ho dovuto, avevo i rubinetti che perdevano, ho passato mesi a pagare bollette supersoniche all'acquedotto. L'amministratore, stanco di sentire questi rubinetti, questi che hanno 80 anni, va bene, e mi ha messo lui i soldi proprio perché impietosito da questa situazione. Sono riuscito a farmi cambiare l'impianto del water, del bagno, il quale, anche se hanno cambiato il bagno, è sempre un bagno che per tirare l'acqua bisogna tirare l'acqua 3-4 volte, sono tutti impianti vecchi, marci, è tutto marcio qui. E mi hanno cambiato il bagno e anche lo scaldabagno, perché consumava l'ira di Dio, e però sì, è sempre uno scaldabagno elettrico che consuma sempre molto. Dunque, se io non pagassi più l'affitto, perché questa situazione, oltre al disagio che mi crea, è anche una questione di dignità, potrebbero sfrattarmi l'Ater, ditemelo, perché sennò io non lo pago più l'affitto, se non intervengono a cambiare tutto, perché con questo affitto che pago, io abito in un condominio e ci sono anziani che è da 30 anni che abitano qui, e loro si sono a loro spese fatti tutti l'appartamento nuovo, perché? Perché hanno pagato un quarto di quello che pago io. Dunque ditemi, se io non pago più l'affitto, vi può sfrattare l'Ater? Ecco, io sono arrivato a questo punto, e dica al professor Giambruni che si vergogni, che mi fa schifo veramente, perché mi ha solo preso in giro. Questa è la situazione, ecco, datemi una risposta.
Allora, Zanoni, qui la Regione dovrà pur battere un colpo, perché noi continuiamo a passare atter, comune, atter, ma la Regione in questo caso cosa potrebbe fare? No. Che potere ha la Regione? La Regione ha il ruolo di coordinamento e di controllo. Noi proprio in seconda commissione, come diceva prima il Presidente D'Alzillo, abbiamo esaminato tutta la situazione regionale delle singole ATER, abbiamo fatto una ricognizione, quindi sappiamo esattamente quanti edifici, quante case, come sono manutenzionate, il piano, dopo abbiamo anche naturalmente tutti i piani di vendita che vengono sottoposti al parere della Commissione. La Regione, a mio avviso, dovrebbe mettere più fondi, perché alla facoltà ci sono delle leggi che glielo consentono. Devo dire che, confermo quello che ha detto il Presidente D'Azeglio, ci sono degli ATER che stanno facendo veramente un lavoro egregio, noi lo abbiamo visto, perché sono riusciti a portare a casa numerosi fondi per quanto riguarda questi bandi, ad esempio sul super bonus, che hanno consentito di rendere più moderne e meno sprecone questi edifici dal punto di vista energetico. Manca, a mio avviso, la volontà politica di dire a livello regionale investiamo, perché a casi come quello che ci ha raccontato adesso l'Olivio sono veramente diciamo inammissibili oggigiorno. Si trovano, come raccontavo prima, fondi per coprire il buco della pedemontana, per la pista da bob, si trovano moltissimi fondi ad esempio per la viticoltura in Veneto. In 10 anni sono stati dati 560 milioni di euro a fondo perduto per la viticoltura, quindi per i vini. Quanti? 560 milioni di euro dal 2009 al 2019. A fondo perduto. Esatto, sono soldi che arrivano dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea, ma sono sempre fondi dei contribuenti. Quando c'è la volontà, questi fondi si trovano. Quindi dico, se troviamo decine di milioni di euro per questioni che io non ritengo prioritarie, perché non so quanti degli ascoltatori usufruiranno ad esempio della pista da bob, 125 milioni di euro, mettiamoli dove servono ai cittadini. Io credo che con fondi del genere veramente potremmo, non dico risolvere tutte le situazioni, ma veramente potremmo fare dei passi in avanti e eliminare sicuramente questi casi estremi che abbiamo sentito anche oggi dagli ascoltatori, la signora Giuseppina e come il signor Livio, insomma, sono sentiamo cose... Sentiamo cosa dice il Presidente D'Alzillo. Prego, Presidente. Allora, innanzitutto, Mirella, se un giorno ci troviamo in privato ti do il numero di Businaro, che è il presidente di Treviso. Non serve, ce l'ho, l'avrò invitato 20 volte, che ho messo anche una candaia nuova per mettere una pezza che io non riusciva, ma non si fa più trovare, è difficile il confronto con il popolo, caro mio presidente, è difficile, anche i senatori e gli onorevoli hanno difficoltà a incontrare, i messaggi va bene, ma tu per tu, dura la faccenda, grazie invece a lei che si fa sempre trovare. Prego. Però vorrei dire una cosa al signor Livio. Sicuramente il canone ERP viene calcolato, se è su un alloggio ERP, viene calcolato a seconda in base dell'ISEE ERP, quindi a quello che percepisce, quelli che sono le disponibilità del signor Livio. Però una cosa vorrei dirgli, Livio, non fermi il pagamento dell'affitto, perché nel momento in cui ferma il pagamento dell'affitto può innescarsi, a lungo termine si innesca lo sfratto. Nel momento in cui la Commissione dà la decadenza, lei non può più rientrare nel possesso di quell'alloggio. Quindi ad oggi c'è un tetto sopra la testa, cerchi di mantenerlo, cerchi di far valere le sue ragioni, ma non blocchi il pagamento dell'affitto, perché rischia veramente l'alloggio. Questo vorrei dare come richiesta al signor Livio. Però vorrei passare un attimo a una battuta fatta prima da Marcon del Sunia, dove diceva le ATER venete. Le ATER venete sono sette e sicuramente siamo sette presidenti, sette consigli di amministrazione e quindi più teste che lavorano e fanno delle scelte diverse. Però unirle in un'unica ATER, come magari la Regione sta pensando, sta valutando, è solo un tentativo di ridurre le spese, ridurre il personale, ridurre gli interventi. Però se io penso che l'ATER che rappresento, l'ATER Treviso, possa nel tempo diventare un carrozzone come è oggi,
tipo l'Aller di Milano, dove ci hanno perso il controllo delle occupazioni abusive, dei ripristini, ed è allo sbando totale, non lo posso accettare. Quindi ritengo che le piccole realtà, visto anche la diversità delle ATER, come potremmo noi gestire un ATER Belluno? Sicuramente hanno poco più di 3.000 alloggi, però hanno realtà, modi di vivere totalmente diversi. Quindi nelle diversità è giusto ci siano diverse campagne, diverse persone che le gestiscono per avere una risposta migliore. Quindi io sono estremamente contrario a quello che è l'unione in un'unica ATER, perché sennò perderemo il controllo con la gestione, ma perderemo il controllo con i nostri utenti. Ma io sono dell'idea che se ci sono persone competenti e brave come i sindaci, la squadra che stanno facendo i sindaci, questo può avvenire. Il problema è che ci siano delle persone competenti, là è il nostro problema, caro Presidente, non di fare gruppo, ma persone competenti. Abbiamo Luisa da Verona, vai Luisa. Buongiorno Mirella, buongiorno ai suoi ospiti. Mirella, volevo chiedere una cosa, visto che lì è anche quello del sindacato. Come mai le case popolari, quando hanno bisogno di fare ristrutturazioni, vengono vendute, che sono state fatte coi soldi di tutti i cittadini? Ma questo è ancora poco. Quando il comune vende le case popolari, dà l'agevolazione a quelli che abitano dentro. Sì, sì, è inutile che dica di no, le lo dico sicuramente, non viene pagata la casa al prezzo del valore del mercato. Se lei va a comprare una casa della stessa metratura, dei stessi anni, di una casa popolare e va a comprarla da un privato, non ha lo stesso prezzo. Glielo dico per certo. Quelli che abitano dentro comprano le case dove hanno abitato non al prezzo del valore del mercato delle cose. Questo sia chiaro. E che se possono comprarsi la casa, vuol dire che una volta ne avevano bisogno. E adesso no, possono andare a pagarsi l'affitto o comprarla da un privato. E lì il comune potrebbe dare la casa a uno come Livio che ne ha veramente bisogno. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie Luisa, l'abbiamo detto prima, abbiamo parlato proprio di questo, le cose che hai detto tu. Io vorrei sentire anche appunto la dottoressa Marcon. Io prima vorrei rassicurare il dottor D'Azilio che non era mia intenzione proporre l'unione delle ATER, semplicemente un maggiore coordinamento e essere sicuri più che altro che... È un sogno della Mirella questo. Quello che vale in una realtà... Non dico sia esattamente identico nell'altra, ma evitare che ci siano degli scombussolamenti. Quindi diciamo coordinazione, fare in modo che appunto ci siano persone competenti un po' dappertutto in maniera tale che ci sia anche un'uniformità di gestione e di intenti. No, per quanto riguarda invece quello che diceva la signora, secondo me bisogna un attimo capire caso per caso, perché i casi in cui io ho visto dismissione del, cioè vendita a chi era dentro, intanto c'era un piano vendita che, come diceva anche Zanoni, comunque viene approvato dalla regione, anche a livello regionale. E, cioè ferma perché a casa devono capire bene, il piano vendita viene fatto dall'ATER, dal comune, dopodiché passa in regione e deve avere l'approvazione della per regione per quello che riguarda le proprietà regionali. Il comune si gestisce diciamo la vendita dei propri, quindi è una scelta del comune o della regione indirizzata da ATER in alcuni casi, che però bisogna vedere la persona in quel momento chi è. Per esempio, come diceva D'Azilio prima, loro, vista la situazione, hanno risistemato il piano vendita in maniera tale da vendere unicamente gli appartamenti in condomini misti, che sono per loro più difficilmente gestibili. Una cosa che invece è stata fatta negli anni, per quello dico che bisogna anche vedere caso per caso, è stata invece di vendere a pezzi di groviera. In questa maniera si è destabilizzato. Poi, fin dall'inizio, quello che è stato prevalentemente venduto non sono quelli che necessitano di ristrutturazione, cioè all'inizio della storia delle vendite, ma sono andati via i migliori. Perché giustamente c'erano dentro anche le persone che potevano pagare di più, si sono comprati i migliori. È difficile che chi
può pagare, si compri quello messo il male. Il danno è stato fatto a monte, diciamo. Sì, diciamo che bisognerebbe capire caso per caso di cosa si sta parlando. Beh, anche non è così difficile, comunque basta vedere chi abita in quell'appartamento. Esatto. Cioè non è che non si è voluto fare questo, purtroppo. Devo chiudere assolutamente, Presidente D'Arzillo, come ci saluta? Vi saluto dicendo che per quanto riguarda noi abbiamo incrementato di 1 milione di euro il capitolo per le manutenzioni, quindi non è vero che vendiamo gli alloggi quando sono da manutentare, perché noi siamo arrivati quasi a 2 milioni di euro di manutenzioni con 1000 rotti interventi nella provincia di Treviso. Per quanto riguarda le vendite, sono d'accordo con Sunia, noi vendiamo esclusivamente quegli alloggi che sono su palazzine già frazionate e vorrei dire che il prezzo agevolato, quindi una riduzione sulla perizia di stima, quindi il prezzo base, viene riservato esclusivamente a chi è l'assegnatario, e questo è previsto dalla legge regionale. Quindi molto chiaro, ha fatto bene a spiegarlo Zanoni. Allora, questo è previsto dalla legge regionale, bisogna cambiare la legge regionale, non c'è niente da fare, o applicarla in maniera diversa, perché uno più uno fa due. Prego. Quindi, sì, per cambiare la legge regionale bisogna cambiare anche i legislatori, e quindi bisogna cambiare anche maggioranza, perché altrimenti così la situazione non cambia. Non cambia perché noi lo diciamo spesso, lo diciamo per iscritto con delle richieste di finanziamento ad ogni mese di dicembre, quando in Consiglio regionale arriva il bilancio. Allora, in questo bilancio noi del gruppo del Partito Democratico, ma anche assieme alle altre opposizioni, presentiamo degli emendamenti che prevedono tagli ad alcune voci di spesa che secondo noi non sono sostenibili, per dirottarli nell'edilizia popolare, per dare più fondi, perché così le ATER potrebbero veramente fare più di quello che già stanno facendo oggi con fatica, lo stanno facendo, ma i fondi sono pochissimi. Addirittura c'è la regione che si trattiene parte delle tasse che arrivano da questi affitti. Quindi noi diciamo che bisogna fare una politica di incentivazione dell'edilizia popolare. È molto importante perché serve per dare delle risposte a chi fa fatica a pagare questi affitti e anche a chi potrebbe rischiare di trovarsi per strada, mettendo dopo in difficoltà anche il sindaco del comune residente. Quindi noi diciamo che bisogna fare molta attenzione anche a chi non ce la fa. Basta, perché ho finito. Può diventare un problema per tutti se abbiamo questo disagio. Allora, sociale. Rimbocchiamoci tutte le maniche e andiamo avanti, facciamo squadra, ma per cortesia, con persone competenti che le abbiamo. Treviso è una dimostrazione. Pubblicità, grazie ai miei ospiti. Arrivederci. Vi presento subito altri graditissimi ospiti in presenza: Francesco Biasin, assessore sociale comune di Silea. Abbiamo Eddie Cescato, ristoratore, che ha promosso una raccolta fondi per il reparto di nefrologia del Canfoncello. Ha una malattia rara ai reni, pensate, è qui in prima persona per far capire quanto grande è il mondo della solidarietà. Ma chi è che fa la vera solidarietà? Queste persone che vi presenterò. Partiamo dall'assessore Biasin. Assessore Biasin, che ci conosciamo da tantissimo, ho detto all'assessore che non andremo da nessuna parte, troppe divisioni, troppi campanili, ma soprattutto anche nelle fragilità troppo business. Se non c'è il business non vai da nessuna parte. Prego, assessore. Grazie Mirella e buongiorno a tutti, anche ai telespettatori. Mirella ha sempre ragione ed effettivamente sta diventando sempre più dura. Noi ce ne accorgiamo nel nostro piccolo comune quanto sia difficile, uno, mettere insieme tutti quanti, quindi il lavoro di rete, che dovrebbe essere scontato, perché metterci insieme per obiettivi comuni che sono il sociale, quindi l'aiuto all'altro, dovrebbe essere scontati. Non è così, ci sono i personalismi, ci sono le referenze, ci sono le associazioni, società e quant'altro, chiaramente non solo a Silea ma in quasi tutto il mondo è così. E chi ne paga poi le conseguenze sono i nostri concittadini, quelli che hanno più bisogno, perché alla fine sono loro. Quindi le cose che dovrebbero essere scontate non lo sono più. Io credo che sia un po' il tema da affrontare questo. Ci sono delle ottime esperienze di privati, e ringrazio il nostro ospite di oggi, perché poi parte come sempre da singole iniziative, da singole realtà che dicono ok, noi ci siamo nonostante tutto, e è il nonostante tutto che secondo me va discusso. Non può essere nonostante tutto, bisogna riuscire a organizzare
E chiedo anche a Mirella, e ve lo dico qua, di non dobbiamo mollare, perché poi è difficilissimo e uno poi perde la pazienza, perde la volontà di andare avanti, ed è dura, il sociale purtroppo sta diventando sempre più duro. E l'estate, noi ce ne accorgiamo, dopo magari ne parliamo un attimo, di quanto dura sia particolarmente d'estate, un po' come il periodo di Natale, dove le persone hanno un po' di più tempo, dove in realtà le relazioni dovrebbero essere più vere, purtroppo invece le cose non sono così e implode tutto. Allora, Eddie Cescato, imprenditore in prima linea, ma soprattutto che della sua fragilità e della sua malattia ha fatto solidarietà, ha capito l'importanza di rimboccarsi le maniche e di aiutare questo reparto di nefrologia del Canfoncello. Perché è successo questo? Ma soprattutto come imprenditore, ecco, perché già avere una malattia vuol dire che il tuo lavoro devi fare in maniera diversa, devi fare una squadra diversa, però devi essere sempre presente. Ma tu hai puntato sulla solidarietà, prego. Sì, io credo sia fondamentale dare la possibilità un po' alle persone che sono un po' meno fortunate a livello di salute di vivere una vita pressoché normale, cosa che talvolta viene un po' messa da parte, anche perché le persone stesse, magari con qualche problema o qualche difficoltà di salute, tendono un po' a chiudersi in se stessi, un po' per vergogna, un po' perché si sentono diversi fondamentalmente. Il progetto che abbiamo creato, appunto, da una chiacchierata fatta un po' in reparto, che io sono in terapia a Castelfranco da 7 anni, faccio dialisi, insomma. Quindi nel nostro reparto, tra una chiacchiera e l'altra, con un paio di infermieri, con un gruppo di persone, sapendo che noi, io vivo sul Montello, su una parte meravigliosa del Montello, proprio sul punto più alto, in mezzo al verde, la natura, e parlando con loro, appunto, è nato questa idea. Ma perché non facciamo una passeggiata un po' per stare insieme, per dare la possibilità un po' a tutti di socializzare, di creare un po' di convivio, appunto, con queste persone? E è nata un po' per scherzo, ci hanno trovati la prima volta nel 2019 in amicizia con 2 messaggi e abbiamo fatto questa passeggiata con dei miei colleghi, se possiamo dirlo, persone idealizzate, e qualche infermiere, qualche medico, e l'abbiamo fatta così un po', diciamo, alla buona, in amicizia. Poi il progetto è piaciuto molto, abbiamo avuto il problema Covid, quindi abbiamo leggermente abbandonato per questioni di sicurezza, ovviamente. Mentre quest'anno c'era un bel fermento, nel senso che le persone chiedevano, le persone domandavano, ma perché è stato bello, ma perché non facciamo? E allora ci siamo messi in moto e abbiamo creato questo progetto. Gli abbiamo dato il nome A Spasso per la Salute, che chiaramente parla di una passeggiata ai fini della convivialità, non della competizione. Quindi per la salute, perché è fatta di persone di qualsiasi genere. Fermo allora, che andiamo a vedere subito questo video molto importante, A Spasso per la Salute. Allora,
Allora, si parlava adesso sia con Francesco Biasin, l'assessore al sociale del Comune di Selea, che con Eddie Cescato. Nel momento che ho capito l'importanza della malattia e cosa vuol dire, mi sono messo in gioco. Ma questo succede anche nel sociale, succede anche nei comuni che hanno assessori che sanno cosa vuol dire sociale, che provengono dal sociale prima di diventare assessori perché hanno fatto il volontariato, sono stati insieme con le fragilità, sanno qual è l'obiettivo da centrare, che è quello di aiutare la fragilità, o sbaglio, Biasin? Assolutamente, e è che il tutto dovrebbe essere logico e scontato, in realtà non lo è. Allora è quando stai con dei ragazzi disabili e ci lavori 8 ore al giorno che capisci che sono loro il motore tuo e anche relazionale e quant'altro, è anche vitale alla fine, perché probabilmente il tutto si gioca un po' lì sul significato della vita. E per cui se noi capiamo che una malattia ti cambia gli obiettivi che sono scontati, probabilmente, perché la maggior parte delle persone si alza al mattino e arriva alla sera, si trova il sabato e la domenica, è il grosso problema ad esempio delle famiglie, le famiglie sono veramente allo sbando per questo, perché poi si arriva stanchi nei weekend, per cui relazioni malate, fatte da stanchezza, per cui poi ci si scontra. E in realtà la vita è altro, è semplicemente altro, per cui essere empaticamente vicini agli altri e capire che da loro si può veramente poi, a parte dare una mano, perché poi dare una mano vuol dire portare a casa altro, tutto lì. Allora Cescato, una cosa importante è questo video che fa vedere l'allegria, il socializzare è molto importante, prego. Io credo, appunto, uno dei nostri slogan motti è appunto la vita abbraccia la salute e il divertimento, perché è fondamentale, secondo me, in questi momenti di allegria raggruppiamo tantissime persone. E il messaggio era, cioè, noi volevamo proprio coinvolgere tutti, anche le persone che non ci pensano, e quindi per raggruppare una persona che sta bene e che non ci pensa, non c'è niente di meglio che creare un evento di serenità, di divertimento, così li accogliamo. E in quel momento lanciamo un messaggio. Per noi era fondamentale, un'altra cosa importante era quel giorno lanciare questo messaggio di solidarietà e di altruismo nei confronti del prossimo. L'obiettivo era quello di sensibilizzare alla donazione. Alla donazione, perché a volte non ci pensiamo, ma con un piccolo gesto, con una piccola scelta, possiamo far rinascere, dare un'altra possibilità a qualcuno che ha dei grossi problemi, delle grosse difficoltà. Infatti noi abbiamo chiesto personalmente, abbiamo cercato di far riflettere, quel giorno abbiamo stampato appunto delle brochure dove le persone potevano documentarsi. È fondamentale che una persona possa decidere prima cosa fare dopo. Allora, una cosa importante, io ho avuto una mamma che ha creato questo libricino perché, come te, Cescato, lei ha toccato con mano il suo bambino che aveva bisogno di questa donazione, e ha creato questo libricino che si chiama L'Unicorno, questo unicorno che nasce senza il corno e che trova il donatore, ed è una favola bellissima, una favola che viene distribuita ai bambini che da piccoli, siccome sono delle spugne e capiscono benissimo quello che tu spieghi, quello che leggono e vedono, ha distribuito questo libro per far capire l'importanza della donazione. Tu puoi diventare donatore a 50, a 60 anni, ma culturalmente non siamo stati preparati. Non siamo stati preparati. La donazione fa ancora paura. Non c'è niente da fare. Biasin, cosa dice? Poi sentiamo anche Cescato. Eh sì, è proprio il concetto del dono, quindi il dare qualcosa agli altri, che non è più scontato, in realtà probabilmente non l'è mai stato. Però è anche vero che una volta era la comunità era formata, aveva un formamentis diverso rispetto ad adesso. Adesso chiaramente ognuno può tende al proprio perché deve difendersi, ed è quello. Per cui penso, l'altra sera ero a cena con i nostri amici dell'Avis di Silea, che tra l'altro saluto e ringrazio sempre tantissimo, e anche loro avevano il problema di far sapere di quanto importante è il dono del sangue, che in realtà veramente chiede poco. Non fa assolutamente male. E io ne sono testimone, perché vedo quanto sangue necessita soprattutto un reparto, anche un reparto di dialisi. Perché
Prego, Presidente, sì, dopo che, passiamo al Cescato. E che purtroppo non è più così, per cui veramente la gente ha paura, ma paura non è quella paura del dono rispetto a qualcosa che il sangue chiaramente esce da te, quindi deve andare in ospedale e fare quell'azione. Non è l'azione che fa paura, è qualcos'altro che fa paura, che è il donare qualcos'altro agli altri. Penso semplicemente al tempo. Noi adesso a Silea siamo partiti con una campagna volontari dove abbiamo coinvolto tutti quanti i concittadini nostri e abbiamo cercato anche di dare spazio a chiunque potesse partecipare, per cui uno può partecipare dal sociale alla protezione civile, per dire. Quindi uno chiaramente dove uno si sente, anche andare a trovare un anziano un'ora per noi è veramente importante. È chiaro che la reazione non è stata così importante come ce l'aspettavamo, ma non perché ce l'aspettavamo, perché comunque è importante per Silea, è che è importante per la gente, perché poi donare veramente fa bene. C'è scatto. No, appunto... Quando provi sulla tua pelle, sai l'importanza della donazione, però lo devi provare. Io la cosa sulla quale vorrei lavorare tanto è, perché a volte capita, io ho vissuto in prima persona, l'ho visto anche da qualche familiare, piuttosto qualcuno attorno a noi, non trovo corretto che nel momento della disgrazia un familiare possa decidere o debba sentirsi in dovere di decidere per, insomma, la persona. Questo è il motivo perché prima uno può scegliere per se stesso, deve decidere prima, perché nel momento della disgrazia tendenzialmente un familiare non si prende la responsabilità e tende a dire no. E in realtà fermatevi un attimo, ragionate, pensate che con quel no avete tolto la possibilità di rinascere e rivivere a 5, 4, 3, 2 persone, piuttosto che sia un tessuto, un rene, un fegato, un cuore. Ma per questo è importante la cultura nelle scuole, perché il bambino cresce, capisce, impara a convivere con questo problema grande che abbiamo, che è la donazione. Non siamo i primi posti come donatori, abbiamo il mondo del volontariato che siamo i primi posti, ma come donazioni non ci siamo. E guardate che io parlo tantissimo con tante persone, la paura, non c'è niente da fare, la paura. Sembra come che anche da morto siano vivi, sentano il dolore, hanno paura. Perché? Perché non li abbiamo accompagnati in un percorso educativo culturale. Biasi. La paura sì, ma penso, mi è venuto in mente adesso, ed è chiaramente altra cosa, però parlare ai bambini ad esempio della morte, che è una cosa naturale, e io ho avuto modo che poi girando anche per il mio lavoro parli parecchio con loro, capisci che per loro è tutto naturale, per cui è chiaro che la vita stessa ha un significato perché comunque glielo la danno in maniera semplice. Noi adesso siamo partiti con una campagna abbastanza, perché è anche importante organizzare bene la cosa, per cui anche abbiamo visto un po' di aumento rispetto a Avis e Aido di donazioni, perché direttamente in anagrafe facciamo l'invito alle persone a iscriversi e la cosa sta funzionando. Rimane la paura, perché poi loro me lo dicono, e non è che sia poi a livello generazionale così scontato, nel senso che la paura probabilmente viene fuori più negli anziani, perché probabilmente poi gli anni sono meno da vivere, e per cui e quindi non è detto che l'anziano si lanci maggiormente su questa cosa, perché non c'è un limite ad esempio di età, cioè, se uno sta bene, anche questo è un po' una fantasia, vabbè, ma ormai io sono vecchio, cioè non posso donare più nulla. Non è vero. Sei tu che devi decidere. Bravissimo. Se puoi o non puoi donare. Però quello che è importante far capire, vi ho invitato questa mattina, perché è un momento particolare dove veramente, come diceva l'assessore Biasin, le fragilità stanno soffrendo. Stanno soffrendo perché ad esempio noi abbiamo visto questa bellissima discesa a Silea con le canoe, però il mondo delle fragilità non c'era, perché non si può far vedere. Pensate ancora quanto indietro siamo. Una festa bellissima dove loro partecipavano, guai a ritrarli con le telecamere, perché c'è la privacy. Se il genitore non firma, io non posso far vedere che tuo figlio si sta divertendo. Ma non capite che quel genitore che non firma ha già messo in disparte il figlio? Lo ha già non incluso ma escluso. È lui che, non filmando in una giornata di allegria, in una giornata dove questo ragazzo, questa ragazza possono staccare la spina, viene messo da parte.
Cioè, qua c'è qualcosa che non mi torna, assessore Bianchi. Lei lo sa quanto io mi sto battendo per questo, ma non per fargli vedere, ma perché per me sono normali, sono delle persone meravigliose che vedi che si divertono. Allora facciamo vedere il delinquente che spaccia, che uccide, ma il bambino, solo perché si chiama diversamente agile, come li chiamo io perché è il termine che mi piace di più, non lo posso far vedere perché il genitore non vuole, come avesse la peste. Cioè, bisogna anche far qualcosa, perché lui non è in grado di difendersi, lui non è in grado di combattere, siamo noi che dobbiamo combattere per queste creature che non possiamo andare a prendere a casa perché non abbiamo l'indirizzo, perché c'è la privacy, che non ci danno il nome e il cognome perché il genitore non vuole assolutamente che partecipi, perché viene strumentalizzato. Pensate cosa hanno coraggio di dire, assessore Biasini. Io ringrazio sempre Mirella, perché poi portare sti temi anche in televisione è importantissimo e non è così scontato. Il concetto di inclusione è un concetto difficilissimo, perché allora l'integrazione, che è il passaggio principale, che è prima, è altra cosa. Faccio un esempio semplice. Nelle società sportive, ad esempio, noi abbiamo un sacco di ragazzini che starebbero bene con gli altri a fare sport. Chiaramente hanno, sono agilmente diversi, giustamente, però magari portano altre abilità. Nascono invece un sacco di altre società sportive, che sono quelle altre, il basket inclusivo, il rugby inclusivo. Quello non è inclusione, cioè secondo me il concetto, e parto da una cosa, da un esempio molto semplice, che è quello dello sport, però i ragazzi devono vivere insieme, devono fare le stesse, e lì vuol dire cambiare gli obiettivi probabilmente delle società, per cui chiedere tantissimo, parlavamo anche fuori di quanto stiamo chiedendo ai nostri ragazzi adolescenti in questo periodo, bravi a scuola, bravi nello sport, devono eccellere in tutto. E forse i nostri ragazzi disabili su questo potrebbero insegnare tantissimo. E poi permettete anche un'altra cosa che è importantissima e la stiamo veramente perdendo, è l'inclusione lavorativa, dove in realtà le realtà puntano ad altro, e un po' si deve fare per legge. Io vabbè, con Mirella ne abbiamo parlato in questi anni, però io ho visto veramente delle realtà aziendali cambiare radicalmente, perché mettevi Gianluca, faccio anche il nome, all'interno di un'azienda, e lui portava la serenità, la pizza ogni venerdì sera, lo spritz. Sempre col sorriso, Gianluca, sempre col sorriso, perché è una persona alla quale tengo molto come tutte le altre. Pensate che quando mi vede la prima cosa lui viene ad abbracciarmi, lui mi bacia, mi abbraccia, ma è lui così. Pensate quanta positività porta anche in un locale. Io quando entro, scusa, c'è scosso un locale, che vedo i musi duri così, ciappa a porta, torno in Dio, perché la prima cosa, tanto è vero che Giacomino dell'incontro diceva sempre, la prima cosa è il sorriso con il quale accogli il cliente, che lo fai sentire a tuo agio, poi viene il menù, ma la prima cosa è l'accoglienza. E noi come accogliamo questi ragazzi? Come li accogliamo questi ragazzi che hanno la sfortuna di avere certi genitori che non riescono a volare, che non riescono a mettere le ali, a far capire che questo ragazzo ha solo bisogno di amore e di inclusività nel vero senso insieme della parola. Prego, Cesco. Infatti uno dei progetti per il prossimo anno di A Spasso per la Salute è quello di comunicare con le scuole, di cominciare a lanciare un messaggio alle persone giovani, ai ragazzi, perché come dice Mirella appunto assorbono molto, e secondo me se la comunicazione non viene fatta a casa va fatta giustamente nelle sedi di istruzione, e capire quanto è importante, perché è incredibile, però io credo che aiutare il prossimo o comunque qualcuno che ti sta vicino, ti riempie il cuore, ti dà una linfa vitale che ti aiuta a stare bene, ti aiuta a sorridere, ti aiuta a dire a te stesso ho fatto del bene con poco, perché fondamentalmente non c'è bisogno di comprare nulla per regalare magari una possibilità, un sorriso o dei momenti di star bene, insomma, le persone, secondo me è fondamentale. E noi vorremmo appunto partire un po' prima per coinvolgere anche le scuole in questo messaggio, insomma. Allora, visto che è un sabato caldissimo oggi, una delle poche giornate calde dopo una grande siccità che abbiamo avuto, vi porto sul Montello. Dai, andiamo sul Montello, partiamo.
Siamo arrivati, prego Cescato, qui dove siamo e cosa stiamo vedendo? Beh, questa è la partenza della passeggiata, una passeggiata di circa 2,5 km. L'abbiamo fatta di appunto una passeggiata per tutti, tutta immersa nella natura, tutta abbastanza, quasi tutta ombreggiante, ombreggiata, scusate. E appunto tutta quella fila di persone sono persone di tutte le età, con qualcuno con più salute, qualcuno con meno salute. E queste persone appunto che sono abituate, perché io conosco personalmente appunto persone che hanno, che si chiudono perché nella malattia vedono solo la sofferenza, in questo contesto io ho avuto messaggi di ringraziamento da parte di persone dializzate appunto. Vediamo perché... anche la locandina, prego, sì. Cescato. La locandina era appunto, esprimeva i dettagli dell'evento, il 25 giugno, questa passeggiata fatta appunto nel bosco con l'aiuto di un sacco di persone volontarie, quindi persone che hanno messo sicuramente a disposizione il suo tempo, e infatti grazie a loro volevo ringraziarli anche di persona tutti, perché solo grazie a queste persone che hanno dedicato del tempo per sviluppare, perché bisogna ovviamente segnalare il percorso, creare dei posti di per la sicurezza, abbiamo dato da mangiare, abbiamo fatto musica, abbiamo creato un momento di serenità per tutti, e siamo circa 25, 30, 35 persone, delle signore che hanno fatto gli gnocchi a mano, il consorzio della patata del Montello, perché abbiamo anche un prodotto importante su Montello, la patata, che spicca particolarmente sulla ristorazione. E le signore che ci facevano gli gnocchi per tutti, tutte persone volontarie che hanno lavorato tutto un giorno, due, tre giorni, proprio per rendere questa giornata a disposizione di tutti, delle persone che... Però vede, Cescato, e qua vorrei anche il parere del nostro assessore Biasin. Il problema è che no, che non facciamo. Facciamo tutti qualcosa, qualcosa di utile tutti. Il problema è che siamo sempre divisi. Allora, Cescon ha la sua associazione, siamo più di 6.000 associazioni. Certo. Volete capire che continuiamo a far nascere associazioni e non andiamo mai da nessuna parte? Noi dobbiamo cercare di far emergere quelle che sono nel territorio da una vita, che sono strutturate, che possono veramente dare un supporto e un aiuto, perché proprio sono nel territorio da una vita, che sanno come fare. Non è più possibile che muore un ragazzo, il giorno dopo i genitori creano un'altra associazione per un ragazzo. E su qualsiasi cosa, perché devo emergere? Ma se hai già la possibilità di unire, allora non vogliamo fare questo, facciamo un'altra cosa, due o tre volte l'anno uniamoci tutti insieme, facciamo vedere chi siamo, cosa facciamo, come collaboriamo, niente da fare neanche questo. Allora capite che io in questo momento vedo Cescato, ma in tutto il mese ne vedo tantissime, certo. Però poi non ci sono più. Allora, gli addetti ai lavori non possono continuare a fare solo gli addetti ai lavori. Noi abbiamo bisogno di unirci. Una volta ha bisogno Cescato, perfetto, andiamo tutti da Cescato e facciamo vedere la solidarietà. Un'altra volta ha bisogno Biasin, andiamo tutti da Biasin e portiamo avanti quel progetto che è importante. Ma non dividerci su temi importanti, perché se lei Cescato quel giorno per fare questa raccolta fondi di nefrologia fossimo venuti tutti, pensate cosa avremmo potuto fare, certo. Ognuno con il proprio contributo, o sbaglio Biasin? Raffaella da Paese, vai Raffaella! Buongiorno Mirella, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao cara! Io volevo fare i complimenti di questa iniziativa. Mi dispiace non averla saputa, perché sarei venuta anch'io con mia figlia. Faccio i complimenti all'assessore tuo ospite che hai presente. Biasin? Perché io lo stimo moltissimo da molti anni. Non sono residente nel suo comune, ma è veramente fantastico. E volevo ringraziare Sveglia Valency e l'iniziativa in Villa Margherita e Fumetto per la settimana meravigliosa che avete dato a mia figlia. Ci dobbiamo unire nelle idee, ci dobbiamo dar voce, perché questo territorio ha molte possibilità,
purtroppo da mamma che vive la disabilità spesso non le conosce. Arrivederci e grazie ancora e complimenti ancora. Grazie, grazie Raffaella, mi fa molto piacere. Pensate il sorriso di Lisa quando arriva alle 12.30 che ha terminato di fare questo centro estivo con la scuola del fumetto, è una cosa che ti riempie il cuore. Vuol dire che l'obiettivo è stato centrato e lo ha dimostrazione la telefonata di Raffaella, mia figlia veramente ha staccato la spina. Prego Biasin. Vabbè, intanto un grazie a Edi Cescato, perché poi, come dice bene Mirella, sono punte di un iceberg che però sono importanti e che poi comunque vanno valorizzate. Il problema rimane, che è quello di mettersi in rete e di avere degli obiettivi comuni, ma in realtà gli obiettivi ci sono, perché sono l'aiuto agli altri. È mettersi in rete. Sì, è mettersi in rete. E qua purtroppo lo dico da assessore, probabilmente la grossa colpa ce l'abbiamo pure noi, perché poi è chiaro che guardando un po' e allargando i confini del mio comune è difficilissimo ad esempio mettersi insieme con altri comuni che probabilmente facciamo le stesse cose e quindi anche creare me lo sono sempre immaginato un mega scatolone dove in realtà ci stiamo veramente bene tutti e insieme questo scatolone lo portiamo in giro e lo usiamo, lo sfruttiamo per quello che può dare, che è una ricchezza pazzesca. Un po' di colpa ce l'abbiamo pure noi. Ce l'abbiamo pure noi, è vero, un pochino tutti quanti, però iniziamo almeno a parlarne, a capire che forse dobbiamo anche tra di noi parlarci di più, condividere di più queste iniziative. Raffaella è la dimostrazione di quello che certo. Ho detto. Non lo conoscevo, non sapevo, se no avrei partecipato, perché rimaniamo sempre là. Non riusciamo a capire che invece dobbiamo spostarci. È come Radicchio Trevigiano, io dico sempre, ma vuoi smetterla di promuoverlo sotto la loggia dei Cavalieri, che ormai siamo stufi di vederlo. Andate a promuoverlo a Milano, che non lo trovano neppure, perché mi chiamano Mirella, mi puoi mandare la cassa di Radicchio, perché qua non si trova. Stiamo parlando di Milano, stiamo parlando di Milano. Oppure i prodotti del sud che arrivano al nord, i nostri al sud. Ma c'è un problema di trasporto. Ma cosa avete a raccontarmi? Se prendiamo i prodotti spagnoli, lei è un ristoratore, certo. Lo sa benissimo, tutti tunisini, cioè dalla Sicilia non può arrivare, poi può arrivare da Spagna, da Turchia, ecco anche qua, parliamo anche un po' di questo, i nostri meravigliosi prodotti che tutti ci invidiano, adesso mi scusi ma lo devo dire, se veramente c'è scatto, anzi ti do del tu come prima, hanno scoperto il turista l'enogastronomia, ma sei accorto adesso che il turista vuole l'enogastronomia? Cioè nel 2023 sentire una frase del genere, guardate che è avvilente, perché il turista viene da, ma dove va meglio dell'Italia? Si mangia, si beve, siamo un museo a cielo aperto, ci chiamano il giardino del mondo, eppure facciamo fatica a volare. A Francia fa bottiglia di plastica, alla mette davanti a Tour Eiffel, tutto il mondo compra bottiglia di plastica. O sbaglio? Prego. Sono assolutamente d'accordo, Mirella. Dovremmo assolutamente unirci anche per valorizzare soprattutto l'enogastronomia territoriale, perché abbiamo cose e riusciamo a fare anche cose meravigliose. Perché noi ce l'abbiamo proprio da storia, da cultura, poi noi veneti, soprattutto Italia, noi veneti, storia, noi anche personalmente portiamo avanti piatti storici tipo la soppa coada, mia mamma è fortissima su questo soprattutto, e vedo che la gente impazzisce. Cioè abbiamo persone che arrivano, che fanno 50, 100 chilometri per mangiare, organizzano pulmini, sentite, corriere per mangiare piatti che non mangiano più, che non si trovano più, è assolutamente fondamentale e dobbiamo imparare anche comunque a coltivare, usare prodotti del territorio, della zona, fatti come ci insegnava. Sì, ma basta trovarli però. Perché sì. Non tutti hanno la fortuna di vivere a chilometro zero, di trovare questi prodotti. Penso alle grandi città. Infatti, stavo pensando, io ho lavorato su Treviso Centro per un periodo e mi rendevo conto della diversità a livello di cultura alimentare rispetto a noi che siamo un po' fuori, in campagna, Montello, Collina, che abbiamo la possibilità, per noi è normale mangiare un cetriolo dell'orto. Certo. In centro mi ricordo che avevo clienti che mi dicevano, Madonna, senti che roba,
Senti che roba. È cioè, un'altra dire, cosa, non c'è niente da normale, fare. È assolutamente. È però se io penso e sono dell'idea che un po' alla volta ce la faremo. Non siamo stati abituati, non c'è niente da fare. Poi quando la politica è arrivata a gamba tesa all'interno del sociale e della solidarietà, hai voglia tu di lavorare assieme, hai voglia, caro Biasini, di lavorare assieme, perché la politica è entrata a gamba tesa, attenzione a quello che dice la Mirella, perché la verità è sacrosanta. Quello che però io sono convinta, e Raffaella è una dimostrazione, è che abbiamo genitori come Raffaele, ce ne sono tanti invece che ci credono, che vengono, che partecipano, che portano i ragazzi, ecco, che fanno dei sacrifici anche incredibili proprio per dare la possibilità a questi ragazzi di staccare la spina, ma automaticamente la staccano anche loro, cioè la famiglia che collabora. Prego, Biasin. Poi è anche vero che la politica, e là devo tornare, ha pure i mezzi, nel senso che io penso che a livello regionale, se cominciassimo a pensare anche a determinati fondi gestiti per e dati in particolare per questi, con obiettivi chiari, che sono questi, l'inclusione, anche, penso anche allo stesso turismo, e anni che ci pensiamo a Silea, che è quello di creare un rapporto fra inclusione e turismo. Noi abbiamo dei posti pazzeschi, l'abbiamo visto sul Montello. Il Montello non è assolutamente valorizzato come mille altri posti Sile? Che abbiamo. È il Sile? È il Sile. No, scusa, scusa. Centro Treviso. Abbiamo dei posti anche navigabili meravigliosi, basterebbe mettere a posto un po' di cose, diceva Stefanato. Anzi, invito grazie anche l'assessore Biasin a partecipare a questa meravigliosa gita che faremo il 14 di settembre. Andremo via con la barca di Stefanato, con tutti i diversamente agili. Li porterò a spasso, perché ho trovato un'altra volta uno sponsor molto importante che mi dà la possibilità di portare, anzi ringrazio Anna, che mi dà la possibilità di portare questi ragazzi, ecco, a fare una gita che veramente gli fa staccare la spina, e voi non avete idea, ma questa volta porterò le telecamere, voglio vedere cosa succederà, perché io penso che far vedere un bambino, un ragazzo felice che si diverta, sia la più bella cosa del mondo. In quel momento è inclusione, non è strumentalizzazione. Cosa ne pensa? Beh, assessore. Assolutamente. Sentiamo, allora, poi beh, sentiamo anche Cescato. Allora, intanto ci ringrazio dell'invito, e l'avevo saputo, per cui me l'aspettavo, Mirella, che, e non vedo l'ora che ci sia l'opportunità. Stefanato, tra l'altro, è una grandissima persona, e anche con lui per anni ne abbiamo parlato. Lui aveva la sorella che ho conosciuto, che lavorava in distretto a Quinto. Persona pazzesca, per cui è anni che anche lui come sociale lo respira, e lo respira col giusto modo, che è quello naturale, di stiamo insieme e vogliamoci bene, perché quello è l'obiettivo finale. Tornando un po' alle opportunità, io credo che veramente poi la politica le debba creare. Io sono fondamentalmente un civico, l'ho sempre detto, per me non c'è né destra né sinistra, ma ci sono le persone. Per cui quando si parla di aiutare gli altri, di trovare la strada per trovarla, secondo me non deve esserci di qua o di là. Purtroppo è così, è chiaro che poi i fondi stessi vanno di qua o di là, e questo fa la differenza, purtroppo. Tamara da Spresiano, ciao Tamara. No. Pronto? Pronto? Sì, ti sento adesso, Tamara, ciao. Ok, ciao Mirella, ascolta, io vorrei leggere una piccola poesia per i tuoi ospiti. Va bene, vai. Vedrai che anche questo brutto momento passerà, e che questo, e che presto sarà solo un ricordo, un abbraccio. Bellissima, bellissima, poche righe ma molto belle, soprattutto in questo momento che speriamo tutti che passi, perché per le fragilità Tamara ne sa qualcosa, è una persona fragile, che viene anche lei a Villa Margherita, è venuta, sta cercando di tirare fuori il meglio di sé, anche se ha una solitudine che a volte veramente fa commuovere, però sa che ci siamo e ci saremo sempre. Grazie Tamara anche per questa sensibilità, per andare a cercare la poesia a leggere al sabato a Sveglia Veneti a Mirella. Dimostra quanto importante è la comunicazione, soprattutto l'abbraccio di noi a queste persone. Prego Francesco. Ma un ringraziamento, perché poi questa poesia la ringrazio anche a livello personale, perché chiaramente poi porta a una speranza che probabilmente, io la storia non la so bene della signora, però porta a una speranza che è desiderata, che è probabilmente è anche vicina, e io glielo auguro veramente di cuore. Cescato. Sì, sono d'accordo, perché è importante avere speranza, perché la parola speranza secondo me include un sacco di sfaccettature. È fondamentale
appunto credere, sperare nel prossimo, nel miglioramento, nella soluzione, anche nella medicina, perché io sono uno che crede molto nella medicina, affidarsi a persone che ti aiutano, che io trovo che sia il medico come Mirella nel caso, in quello che fa per Villa Margherita, piuttosto che per le persone diversamente agili, appunto. E siamo tutti un po' curativi quando aiutiamo qualcuno, quando ci avviciniamo a una persona sofferente, quando ci avviciniamo a una persona che ha delle mancanze, che siano a livello emotivo, a livello fisico, a livello psicologico, a livello di salute. Credo sia assolutamente indispensabile. Allora, tu sei un ristoratore, Cescato. Sì. Io avevo fatto una proposta perché sentivo questi ristoratori, specialmente anche nella zona dove sei tu, nel Montello, ma anche vari, ecco, a Castelcuco, quelle zone molto belle che abbiamo la fortuna di avere, che si lamentano che purtroppo da lunedì al giovedì è molto dura perché le persone, grosso modo, venerdì, sabato, qualcosa a pranzo, la domenica sera, non ne parliamo. Allora ho detto, ma perché non portiamo i nostri diversamente giovani della RSA durante la settimana a pranzare in questi posti, magari con un prezzo adeguato, certo, naturalmente, a cercare di farli atterrare dolcemente, visto che sono là chiusi, poi la pandemia hanno sofferto ancora di, certo, più, perché noi pensiamo molto ai giovani, è vero, ma dobbiamo pensare anche a queste persone che non sono stati accompagnati anche in quello che è il nuovo strumento, che sono questi nuovi strumenti cellulari di ultima generazione, non lo sanno adoperare, però la solitudine regna sovrana. Perché non coinvolgere le RSA del territorio e durante la settimana far portare questi nostri meravigliosi, come possiamo dirli, nonni, perché sono tutti i nostri nonni, ecco, a vivere delle ore serene. Perché loro, una volta, il Montello per loro era andare in montagna. Andare a Cisonda e Grappa era andare in montagna. Per loro era come li portarsi a 2000 metri di altezza. Certo. Adesso non li portiamo più da nessuna parte. Era una piccola perché, vacanza. C'è il problema del trasporto, Biasin, qua andiamo dritti qua. C'è il problema del trasporto, credete alla Mirella. Il trasporto costa. Ma chi l'ha detto che costa? Quante associazioni abbiamo che hanno pulmini a disposizione attrezzati per portare a spasso queste persone? Quanti ristoratori avremo che avrebbero piacere di accogliere nei loro ristoranti e dare un po' di serenità a queste persone che hanno già sofferto tanto, dando in cambio molto di se stessi e per i pagati con 500 euro, 400 euro di pensione? Biasin, perché non si fa questo? Eppure abbiamo i mezzi. Associazioni ne hanno tantissime, specialmente qui in alto. Abbiamo la possibilità di avere ristoratori che si mettono a disposizione. Certo, assolutamente. Abbiamo anche presidenti di RSA che dicono sì, ci siamo, ma alla fine dopo ci perdiamo. Prego, Biasin. Ma per fortuna abbiamo Eddie con noi, quindi da oggi sicuramente... Io metto la mia disponibilità in toto. Bravo, noi Eddie. Siamo pronti ad accogliere chiunque. Ma è sbagliata l'idea? No, no, assolutamente. No, è un'idea meravigliosa, proprio perché, come hai detto tu, mi scusi assessore, è vero che da lunedì al venerdì è meno affollato il Montello, ma proprio per questo siamo a disposizione. Beh, noi, io come credo la mia famiglia, mia sorella, insomma la mia famiglia, siamo sicuramente d'accordo e ci mettiamo pubblicamente a disposizione per queste iniziative. Se c'è bisogno ad accogliere, siamo qua, volentieri. Facciamo qualcosa già con magari qualche scuola, con un istituto di malattie di mente. Comunque... sono assolutamente d'accordo che bisogna sviluppare qualcosa, c'è bisogno della politica però. Certo. Abbiamo bisogno dei comuni che ci diano una mano proprio, certo, per collaborare. No, qualcuno fa uno sforzo per un prezzo e un pasto e un'accoglienza, magari noi facciamo la nostra parte, l'ente pubblico fa la sua parte e le RSA si organizzano per, insieme sicuramente possiamo... generare una giornata di serenità per tutti, perché, certo, effettivamente anche per conoscersi è poco, ma il Montello sono 366 metri, 367 metri, però come dice Mirella, appunto, per qualcuno può essere veramente uno svago, una giornata di spensieratezza in mezzo al verde, alla natura. Guardi che io a volte non mi rendo conto, sono nato e cresciuto sul Montello, però quando sono, magari faccio giornate in centro piuttosto che in pianura, quando torno a casa mi sembra di essere un'altra persona, perché
l'aria, i profumi, persone che sono chiuse magari nelle strutture che non respirano, l'odore, il rumore degli uccelli, il profumo dei fiori, dei tigli adesso. Non è che tutti quanti non possono uscire, abbiamo dei diversamente giovani devono essere assolutamente messi. Che è giusto che assaporino i profumi della natura. La spina. Assessore, si prende questo impegno? Sì, tra l'altro... Io scarico io, perché lui che è la politica in questo momento, che è qua seduto con la Mirella, anche perché insomma tutto sommato mi sembra che sia un comune anche che risponde bene a queste esigenze e che ha fatto anche squadra con altri comuni, o sbaglio? Certo, per no, è quello che ci mettiamo, però il problema è duplice, sicuramente è nostro, perché è chiaro che i mezzi ci sono, lo sappiamo, Mirella parla con la cognizione di causa, anche perché ormai sono un po' di anni che ci sta vicino e la ringrazio ancora per questo, quindi volendo la cosa si può fare. E penso che però anche tante altre, chiaro, noi abbiamo qui delle persone che sono illuminate e arrivano che comunque. Sono anche istituzioni poi nella ristorazione, perché stiamo parlando con istituzioni, lui ha detto è una cosa che si tramanda di padre in figlio, attenzione, perché le abbiamo, prego. Però penso anche la difficoltà della Pescescato a mettersi in rete con tutti quanti gli altri, per cui non è così scontato. Non è facile. È come un comune alla fine, perché la vera difficoltà, Mirella lo sappiamo, è metterci insieme. Per cui è chiaro che se ci mettiamo tutti insieme e raggiungiamo... Perché poi le diversità sono veramente tante, per cui anche portare, penso, delle mamme che in certi periodi avevano delle comunità qui vicinissimo, anche qui a Treviso, mamme e bambino, che vivono delle situazioni veramente drammatiche. Dargli l'opportunità di andare in gita il martedì mattina, al di là, perché il cibo è importante, sopra qua sono d'accordissimo, certo. Tanta roba. Ma è la giornata. È la giornata, certo. Per cui ce l'abbiamo vicino, abbiamo l'opportunità di averla qui, e dobbiamo metterci insieme. Allora vediamo anche la locandina che ci sarà appunto a Villa Margherita questa sera, parleremo di violenza di genere con una sopravvissuta, perciò ci sarà questo importante convegno a Villa Margherita alle 20:30, chi vuole partecipare anche giro anche l'invito a questi ospiti, anche se magari avranno già impegni, però io cercherò di portare avanti questa violenza di genere che è molto preoccupante, specialmente in quei giovani, sono pochi, sembrano tanti, ma sono pochi, che dobbiamo veramente cercare di capire che forse a loro va detto che il registro deve girare in un'altra maniera, che non può più girare così, che la violenza è inaudita, non è tollerata e dobbiamo parlarne. Io inizierò questa sera con questa sopravvissuta che parlerà di quello che è successo e che soprattutto si è sentita completamente sola. Siamo in tanti, però siamo ancora molto soli. Prego, Assessore, come ti saluta? Ma vi saluto ringraziando tantissimo, come sempre, Mirella, e grazie anche per l'invito di stasera, perché poi la violenza di genere è qualcosa di talmente radicato e nascosto all'interno di ogni singola famiglia. È una cosa anche culturale, tra l'altro, per cui grazie dell'opportunità. Cescato, come ci saluta? Grazie Mirella, grazie a tutti, agli spettatori. Vorrei dire, ricordatevi che la vita abbraccia la salute e il divertimento. Donate e pensate anche a chi è meno fortunato. Grazie a Eddie Cescato, ristoratore, che ha promosso questa raccolta fondi per il reparto di nefrologia e Canfoncello di Treviso, che ha avuto questa malattia e ha capito quanto importante è donare. Grazie anche al nostro Francesco Biasin, assessore sociale del comune di Silea. Grazie, pubblicità. Mia dolcissima piccola fragola, che mi chiedi di raccontarti una favola, vorrei inventartene una che sia una storia che parli di te, senza lupi che vivono nei boschi, sono cose che tu non conosci, perché maghi e fatine dai capelli blu e draghi e castelli non esistono più. C'è già la magia, i grandi la chiamano tecnologia, la polvere delle streghe che ti rende rapace, ma vengono ormai in ogni piazza, non
ti serve Peter Pan che ti insegnerà a volare nel cielo di questa città. Ma tutto questo tu lo sai già, sa volare persino papà. I lupi non fanno più paura a nessuno, ce ne sono così pochi, vivono tanto lontano. E il principe azzurro puoi anche sposare, ha venduto il castello e fa l'ingegnere. Dolcissima piccola favola, vorrei raccontarti una favola, ma la storia l'ho dimenticata e tu ti sei già addormentata. Buonanotte. E io devo ringraziare tantissimo Fabio Pardini, papà di Elisa, che avete visto, questa meravigliosa bimba che è mancata a 5 anni per leucemia. È accompagnato da Pablo Perissinotto, cantautore, l'avete sentito, questa chitarra, queste parole meravigliose che fanno capire l'importanza di esserci, di dare voce anche a questi bambini che non ci sono più, che sono nati sfortunatamente con queste malattie, che veramente la scienza, la ricerca ce la sta mettendo tutta, ma bisogna anche investire in questo, dare la possibilità a questi bambini di vivere. Grazie veramente, veramente grazie Fabio di essere qui, ma anche a Pablo per essere riuscito a far capire l'importanza di metterci la faccia, di dire quello che si prova, quello che si sente, perché in questo momento quanti bambini sono su un letto che stanno aspettando veramente che qualcuno arrivi, che per loro non si rendono conto, avete visto l'allegria. Ne parleremo anche con Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo, vediamo se è collegato, non deve ancora collegarsi. Allora, io vorrei partire proprio da Fabio Pardini. Ecco, questo video che capisce questa favola, tu hai vissuto questa favola. È una favola che non finirà mai però per te come padre e con tua moglie e con la tua famiglia. Certamente, perché il caso che purtroppo abbiamo avuto è stato devastante. E la bambina si era ammalata nel 2017, nonostante non si capisse all'inizio cosa avesse, allorché abbiamo optato di portarla al Bambino Gesù di Roma. Siamo entrati nel giugno 2017, io, la mia compagna Sabina e la bambina, e purtroppo nel 2020, il 9 aprile, siamo dopo 3 anni di ospedalizzazione, e niente, la bambina è venuta a mancare, e in maniera anche tragica, drammatica, ma di questo non, in questo momento non voglio parlarne. E praticamente abbiamo lasciato il lavoro e ci siamo stretti intorno alla bambina pur di far sì che avesse una vita più tranquilla e più gioiosa possibile. È logico che nei momenti difficili era anche difficile nascondere la situazione, perché all'epoca era entrata che aveva 2 anni e mezzo e deceduta che ne aveva 5 e mezzo, però nell'ultimo periodo soprattutto aveva cominciato a percepire la gravità della situazione, pertanto noi tendessimo a rendergli la giornata gioiosa, aveva capito che qualcosa comunque non stava andando e cominciava a farci anche delle domande abbastanza importanti, perché cominciava appunto a capire.
Allora, quello che però io voglio far trasmettere questa mattina con questa tua presenza è capire che la speranza non deve morire. Non deve morire perché abbiamo la fortuna di avere una ricerca che, se si investe, fa passi da gigante. Abbiamo scienziati, abbiamo ricercatori, il problema è investire in queste creature, nelle malattie rare. Io ho tantissimi genitori che veramente la maggioranza dice: mi sono sentito solo. Poi grazie a queste associazioni di genitori che ho trovato, perché mi sono rimboccato le maniche e ho capito dove potevo trovare aiuto, non mi sono sentito più solo. È capitato anche a te, Fabio? Sì, fortunatamente dico, perché... Allora, diciamo che all'inizio, appena entrato appunto in ospedale, io ero straconvinto di tornarmene a casa dopo un mese, guardi. E con l'evolversi della situazione, pian piano io ho dovuto lasciare il lavoro. Per fortuna la mia compagna, essendo stata in ospedale, percepiva comunque lo stipendio. E siamo andati avanti, avanti, fino a un certo punto anch'io mi sono trovato, come tutti, in difficoltà, insomma, come tutti si trovano in queste situazioni. E devo sinceramente ringraziare delle associazioni, sia se posso anche fare il nome, certo, non lo so. Certo. La AIL di Pordenone e la Onlus Luca di Udine, che mi hanno dato un input di più per andare avanti, trovandomi in un piccolo appartamento lì a Roma, perché appunto ho vissuto per 3 anni a Roma vicino al Bambin Gesù. E lì ovviamente i prezzi sono alle stelle. Io per fortuna non ho avuto grandi esigenze, mi è bastata una piccola cameretta per spostarmi dalla cameretta all'ospedale, che erano circa 2 chilometri, perché ovviamente non potevo vivere 24 ore nell'ospedale. Io uscivo comunque alle 3-4 di mattina, andavo a dormire, andavo a fare un po' di spesa perché senza togliere che il mangiare dell'ospedale, diciamo, abituati in un'altra maniera, è logico che si cerca di anche a livello di poter mangiare qualcosa di più piacevole, insomma, ecco, vabbè. E quindi grazie a queste due associazioni, l'AIL di Pordenone e dopo anche tante persone che ci hanno conosciuto, hanno conosciuto la nostra storia tramite la nostra pagina Facebook, ci hanno veramente dato una mano per andare avanti, insomma. È qua che voglio. E le istituzioni? Eppure anche dove vivi tu ci sono i servizi sociali, c'è un sociale che dovrebbe essere presente in caso di difficoltà, un sociale che dovrebbe accompagnare queste fragilità in questo momento, che possono essere i genitori, la bambina, un anziano, un percorso diverso. Beh, tu l'hai spiegato molto bene, io ho dovuto lasciare il mio lavoro, io dovevo assolutamente accompagnare mio figlio, dovevo cambiare regione, andare lontano, non potevo più fare la vita di prima. Ti sei sentito solo da parte delle istituzioni in quel momento? Ripeto, io sinceramente, se non avessi avuto le associazioni che mi davano la mano, non... Ti ringrazio, basta così, hai già detto tutto. E non solo le associazioni, anche i privati, dico la verità. Esatto, il cittadino. Cittadinanza attiva. Non finirò mai di ringraziare abbastanza tutti. Allora, Pablo Perissinotto, intanto ti ringrazio per aver raccontato questa favola, perché di queste favole purtroppo Mirella ne sente tutti i giorni. Avete sentito che vi ho raccontato quel papà che è arrivato all'Emporio Solidale mercoledì scorso, è morta la mamma, la compagna, e si è ritrovato con 4 ragazzini e nessuno si fa sentire, nessuno si fa vedere. Ha chiesto aiutami, pensate, questi bambini già con questo trauma, che non vedono nessuno, non sanno a chi rivolgersi. Ma vi rendete conto? Siamo nel 2023. Perciò queste favole servono per raccontare altre favole, perché sono delle favole. Sembra impossibile che succeda questo in un mondo così, così bello, pieno di tutto. Ma se non ci fosse il mondo del volontariato, dell'associazionismo, se non ci fossero i cantautori come Pablo Perissinotto, che cercano di evidenziare il problema, perché forse lo vivono, anche tu l'hai vissuto con tua nipote, sai cosa vuol dire la fragilità, essere vicino alle fragilità, aiutarle. Prego, Pablo. Beh, sì, diciamo che in questo caso posso dirlo con certezza che a volte la musica, gli artisti, e ce ne sono tanti, riescono a fare molto, perché avendo anche un'immagine pubblica riescono a smuovere la sensibilità di molte persone con più facilità.
In questo caso specifico è stato Fabio a chiedermi di aiutarlo per fare questo video, avendo io più possibilità a livello di produzione, a livello sì, con degli impianti anche per la registrazione del brano, eccetera, e non ho esitato un solo secondo, insomma, per Fabio, perché so che poteva essere anche un momento forse di svago e di partecipazione, e anche per il fine, che è quello, insomma, come si vede nel video, cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica al valore anche del dedicarsi agli altri, magari attraverso la tipizzazione per diventare un donatore compatibile. Però queste cose molti non lo sanno. Cioè, ad esempio, tipizzazione, io una parola che ho conosciuto con il caso di Elisa Pardini. Purtroppo ancora nell'immaginario pubblico sono... Spieghiamo che cosa vuol dire, Pablo, perché a casa hanno anche piacere di capire, visto come te. Prego, sentiamo come la spiega. È quel papà che l'ha vissuta, purtroppo. Praticamente per tipizzarsi basta fare solamente un semplice prelievo del sangue o di saliva e andare o in un centro trasfusionale della nostra città, che ce ne sono diversi, chiedendo appunto che si vorrebbe sensibilizzare appunto la donazione del midollo, oppure all'ADMO, che è l'associazione donatori midollo che abbiamo avuto italiano. Anche ospiti, che mi fa molto piacere. Sì, beh, io li invito. Dopodiché, tutti. Se viene prelevato questo sangue e questa saliva, nel caso, appunto tipizzazione si chiama, nel caso fosse compatibile, si verrà chiamati a donare. L'unica roba che volevo anche specificare è che non tutti possono donare, ma bisogna avere dai 18 ai 36 anni non compiuti, bisogna pesare almeno 50 kg e non avere malattie trasmissibili. Ecco, bisogna avere, sono questi dati fondamentali. Essere in salute, diciamo, ecco, sì, bisogna essere in salute. Allora, un'altra cosa importante che volevo chiedere a Pablo per il sinotto è raccontare le favole. Bisogna saperle anche raccontare. Ecco, queste parole che tu usi, questa dolce melodia, è un racconto che veramente ti fa capire con quanta sensibilità vi avvicinate anche voi cantautori a queste realtà. Ecco, per raccontare la favola, che non è così semplice. Sì, voglio fare una precisazione: la canzone non è mia, è di Eugenio Finardi. È una canzone che ha scelto Fabio, secondo me è perfetta in tutti i sensi. Io racconto un aneddoto, anch'io racconto le favole a mio figlio, perché riesco a fargli passare un concetto molto semplice, che i draghi esistono, però si possono sconfiggere. E questa cosa lui la percepisce come un motivo di forza, un motivo che lo spinge e in qualche modo lo spinge a combattere sulle cose. E le favole servono anche a questo. Poi ovviamente non tutte sono a lieto fine, ed è quello il brutto della favola reale rispetto alla favola dei racconti, che nella nostra società ci sono delle favole che il drago vince. E il drago può essere dietro all'angolo e tu non lo sai che c'è e non te ne accorgi. Allora andiamo a vedere questo nonno a Belluno che ha perso il figlio, ha perso il nipotino adorato per questa donna non in sé, che circolava liberamente e ha fatto quel che ha fatto. Andiamo a vedere. Un momento talmente grande, talmente di un disastro, che non riesci a capacitarti di come sia potuto succedere in un periodo di vacanze che dovrebbe essere gioioso, e lasciarci la vita così, non lo so, un disastro. Io ero a casa a Mestre, c'erano i consuoceri qua. E allora, siccome hanno preso la casa per un mese, hanno detto: venite anche voi, portate il bambino, così cambia un po' d'aria. E sono venuti sabato e dovevano tornare giù domenica.
Invece purtroppo niente. E io sono venuto solo per dargli, per venire a vedere dove mi hanno ammazzato mio figlio e mio nipote. Il suo consuocero come sta? Il mio consuocero è scosso, è molto scosso, perché giustamente lui ha assistito alla scena e per lui è stata ancora più, poi ha perso la moglie, ha perso il nipotino. Non so, possiamo dire. E come si fa? Si fa, esatto. Ha un figlio, perdere un figlio giovane e un nipotino che l'abbiamo cresciuto noi, ha vissuto con noi, era con noi, era la nostra forza. È un dolore che non passerà mai, perché adesso viviamo ancora come se fosse tutto un sogno, perché non li abbiamo visti ancora, giustamente ce li fanno vedere ancora, ma il brutto sarà in seguito, il vuoto che hanno lasciato. Cercheremo, ma non è facile. Dobbiamo dedicarci a quegli altri due che sono rimasti. Grazie. Perché sono senza padre. Allora, si parlava di questa bambina meravigliosa di Elisa, che è mancata per questa grave malattia, per la leucemia. Si parla di questi mostri che girano liberamente per i nostri paesi, che circolano liberamente, nonostante ci siano tutti i presupposti per fermarli, perché questa persona si era già comportata in maniera esagerata e veramente si poteva fermare, ma si poteva mettere anche in sicurezza queste strade dove veramente le persone dicono: qui si corre troppo, non è possibile vedere le macchine sfrecciare a certe velocità. Però si va a creare strutture dove non servono, e dove servono poi sentiremo questi abitanti che dicono: abbiamo queste strade dissestate. Ma qui hanno perso la vita per negligenza, per superficialità, per non aver messo in sicurezza le persone, questi genitori, questi nonni, questi padri, queste madri, queste famiglie che non avranno più indietro i loro figli, i loro nipoti. Ecco, cosa vuoi dire tu? Tu che hai provato cosa vuol dire una perdita così immane, Fabio, che sai cosa prova quel nonno, perché il dolore è quello, cioè che sia malattia o incidente, il dolore è quello quando perdi un figlio, perdi un qualcosa che è più prezioso al mondo. Prego, Fabio, cosa vuoi dire di questo episodio? La vita ormai è distrutta, purtroppo, si va avanti per inerzia, e ti tengono in vita i ricordi belli, però quando arrivi al punto di pensare, appunto, i momenti tragici sono devastanti, non riesco neanche a credere che possano esistere queste cose, insomma, sono terrificanti. Io adesso ho visto questo servizio, tra l'altro sono rimasto stupito, conoscevo il caso, ma comunque rimani veramente allibito, non c'è abbastanza parole per dire per quale motivo succedono queste cose. Perché questa persona era già stata fermata, questa donna aveva già avuto dei problemi e si capiva che aveva problemi, eppure questa si metteva tranquillamente in questa macchina, guidava in maniera esagerata e si sapeva, però veramente qualcuno non si muove, non fa prevenzione. Ecco, manca la prevenzione. Pablo, cosa vuoi dire? Sì, volevo anche riportare al caso del youtuber che per giorni sfrecciava velocità assurde e non capisco come sia. E ha ucciso un altro bambino, un'altra mamma. Lì la spiegazione è: ma come mai non è stato fermato, non è stato segnalato? Cioè, è una cosa veramente incredibile. Eppure queste cose lasciate lì al caso, poi succede la tragedia, è ovvio. Si va quasi per statistica, no? Cioè, se non si risolvono le cose una, due, tre volte, alla fine si diventa tutti numeri, ma non può continuare così.
perché queste vite spezzate per queste famiglie sono dolori che non si rimargeranno mai, l'ha detto tranquillamente e pacatamente Fabio Pardini, ma l'ha detto anche questo nonno, la vita è finita, non sarà più come prima, si va avanti, ma andare avanti non vuol dire vivere, però ci sono altre creature che hanno bisogno di crescere in serenità, non è possibile che poi questi traumi si tramandano con processi che durano 10-15 anni, non sai mai dove c'è la verità e dove c'è la menzogna, dove c'è la certezza della pena che non arriva mai, la giustizia che va conforme, quanti soldi hai, se arrivi alla prescrizione, se hai fori di avvocati, ecco, non può continuare in questa situazione. Qui abbiamo visto cosa è successo, ma abbiamo sentito anche quello che ha raccontato Fabio Pardini, se non ci fosse stato il mondo dell'associazionismo io non ce l'avrei fatta, cosa avrei potuto fare? Ho dovuto addirittura perdere il lavoro perché nessuno ha capito che doveva accompagnarmi in questo, per fortuna che avevo la mia compagna, ma si può continuare così? Ecco Fabio, cosa vorresti dire? Ecco adesso c'è una donna al governo, hanno cambiato un po' tutto, cosa vorresti dire tu Fabio? Bisogna assolutamente cercare di coinvolgere le istituzioni per far sì che queste persone che veramente sono allo sbando. Io nella mia tragicità sono stato anche fortunato perché sono, essendo stato un caso mediatico molto importante, molto seguito in Italia, nella mia disgrazia sono stato fortunato, sono stato aiutato veramente, che devo sempre ringraziare veramente tutte le persone. Anzi, facciamo anche i ringraziamenti, Fabio. So che vuoi ringraziare delle associazioni e vuoi dare anche il tuo sito, vai. Sì, no, a parte le associazioni appunto che mi hanno aiutato, che sono appunto la Onlus Duca di Udine e l'AIL di Pordenone, ma ripeto, se non fosse stato anche per tanti privati che ci hanno dato la mano per andare avanti, io conosco dei casi di persone che o non hanno avuto la forza che abbiamo avuto noi, o perché magari non sono stati fortunati, perché non sono stati seguiti, si sono trovati veramente nella distruzione totale, cioè hanno dovuto vendere la casa, le macchine e tutto quello che potevano fare pur di star vicino ai propri figli nella speranza che si potessero salvare, nonostante tutto non hanno avuto questo esito positivo, quindi si immagini lei oltre il danno la beffa, come si suol dire. E quindi sarebbe bello che perlomeno ci fossero, che lo Stato si occupasse di queste famiglie, che gli aiutassero con almeno con minimale di fondi per poter, anche per le cose più futili, anche fare la spesa per dire, o per trovare una stanza, per se sono come nel mio caso che sono stato a 600 km da casa. Perché sono andato a 600 km da casa? Perché la malattia era molto particolare e all'inizio addirittura sono stato in 3 ospedali diversi e non sono riusciti a capire cosa avesse la bambina. Quindi nel mio piccolo spero che mi ascolti qualcuno delle istituzioni e possa veramente smuovere questo macigno che rende la vita veramente drammatica di queste famiglie. Abbiamo sentito anche un'anziana, che noi, una diversamente giovane, che noi abbiamo aiutato, anche lei con un grosso problema, con un tumore al cervello molto importante, che si deve spostare in altre regioni, ma dice: io come faccio con la pensione che ho e mio marito, perché vuol dire veramente prendere un alloggio, stare fuori anche tanto tempo, come si fa, nessuno mi aiuta, cioè proprio l'abbandono della fragilità. Cosa ne pensi Pablo? È che qui c'è un vuoto istituzionale sicuramente, cioè, qua poi può intervenire, perché ok l'associazione, ma l'associazione è un'esperienza estemporanea sul soggetto, qui deve essere programmato invece un sostegno continuo, insomma, che si regolarizza attraverso un decreto ministeriale, quindi secondo me questo è un vuoto istituzionale, non ho altre spiegazioni. Vedere persone che sono casi, tra l'altro, molto isolati da quanto sono gravi, che non percepiscono nulla, non vengono aiutati e devono aspettare appunto la fortuna dei privati o delle associazioni e del volontariato. Andiamo a sentire anche cosa queste reazioni a Belluno, a Santo Stefano, sentiamo le reazioni delle persone. Si è distrutta proprio un attimo, non si può restare indifferente.
Un pellegrinaggio mesto, colmo di dolore per i tanti che oggi in via Udine hanno voluto portare un pensiero in memoria del piccolo Mattia, del papà Marco Antoniello e della nonna Maria Grazia Zuin, veneziani, come i tanti villeggianti che si rifugiano ogni estate nel cuore del Comelico. Sono anche vicini di paese, Favaro. E... Lei è veneziano? Sì, sì. Niente, non ho parole, una cosa tremenda. Non è possibile che succedano certe cose. Il fatto rimane sconvolgente. Lei di dov'è? Venezia. Quindi... Proprio dalle stesse parti di quelli che sono morti. E poi c'è la rabbia dei residenti, perché su quel tratto di strada maledetto della regionale della Val Degano, un lungo nastro di asfalto diritto, camion e auto sfrecciano oltre il limite dei 50. È sempre un... Dovrebbero mettere dei dissuasori qua, secondo me, perché c'è anche il velox laggiù, però... Qua corrono. Sì, poteva succedere a tutti. Qui è panico, qui è un panico, qui è impensabile passare, attraversare la strada. Le strade, posso dirlo, fanno schifo perché piene di buche, nessuno rispetta le strisce pedonali. Si deve stare attento anche se pensi solo di mettere un piede su una striscia, già sei... là, perché nessuno si ferma. Vedo che lei ha portato un fiore e anche un cero per questa disgrazia, perché cioè, non ho parole per quello che è successo ieri. Poi noi abbiamo visto solo in televisione queste cose, quindi Santo Stefano è un paese piccolo e la gente forse li conoscevamo anche, ma anche se non li conoscevamo c'è un dolore. Allora, si parla molto di Olimpiadi, prima Andrea Zanoni diceva solo la pista di bob costa 120 milioni di euro, una pista che diventerà anche ecosostenibile. Abbiamo sentito fondo perduto al Prosecco, 560 milioni dati a fondo perduto. Poi ci ritroviamo che abbiamo queste strade che non sono in sicurezza da anni, i cittadini lo dicono. Ecco, la gente continua a correre e noi abbiamo paura. Adesso hanno paura anche di uscire, perché questo pazzo può uscire sempre, in qualsiasi momento. Tanto chi li ferma? Dove sono i controlli? Dov'è la sicurezza? Ecco, Fabio, cosa vorresti dire a questo nonno che proprio perché non era in sicurezza, era su un marciapiede sbagliato dove non c'era la sicurezza, la strada avete visto in che condizioni, cosa vorresti dire? Perché non si pensa invece a migliorare quello che c'è, che non va bene? Sì, effettivamente... A parte il destino che è stato terrificante, perché trovarsi in quel posto lì, in quel momento lì, è proprio come pescare un ago su un pagliaio. Però, santo Dio, questa persona che era già recidiva, mi pare aver capito, e che nonostante tutto ha avuto, grazie purtroppo alle leggi molto permissive, ha avuto l'opportunità di poter di nuovo fare una cosa talmente drammatica così... Prima di tutto non dovrebbe essere stata una seconda chance, secondo me è stata una cosa assurda. Al nonno cosa devo dire? Detto da me, l'unica cosa è che vivo questa cosa drammatica a livello diverso da lui, perché la mia è stata un caso di una malattia, la sua in questo caso una fatalità terribile. Dico di non isolarsi, la prima cosa che gli consiglio di fare, perché... rischia veramente di trovarsi in un baratro. Abbiamo Giuseppe da Villa Orba. Ciao Giuseppe. Salve, buongiorno signora Mirella e i suoi ospiti. Sento che state parlando sempre degli incidenti. Salve, buongiorno a voi e a lei e ai suoi ospiti. Perché sento che parlate sempre delle strade e dell'indisciplina che esiste. Allora, bisogna che qualcuno prenda questi provvedimenti, perché per la strada si continua ognuno a fare quello che vuole. Le rotonde non le segnalano, le frecce non le mettono, le biciclette, c'è la pista, ora esiste la pista ciclabile, non vanno sulla pista ciclabile. Ma io vorrei che qualcuno mi spiegasse perché il ciclista sta nella strada con la pista ciclabile a fianco solo perché che cosa? Una maglietta gialla, rossa e la bicicletta con i manubri storti, la corsa che io mi
Ma che cosa fanno qua? Se è o non è un ciclista? Giuseppe? Sì, e allora qua bisogna veramente tre provvedimenti. Salve telemoto che va via 200 all'ora. Siamo qui in Italia, siamo nel disastro. Grazie a voi. Grazie Giuseppe per le riflessioni. In effetti è vero, ognuno esce il mattino e si fa le proprie regole, è un dato di fatto, non c'è niente da fare. Ecco, il limite di velocità, io parlavo ieri con una persona e continuava a dirmi: ma come puoi andare a 30 all'ora? Non è possibile. No, ho detto, non è possibile nella tua testa, perché nella tua testa non riesci a capire che hai 30 all'ora, perché tu hai 70, i 90, non hai neanche i 50 all'ora. E questo è impossibile con le macchine che ci sono adesso andare a 30 all'ora. Ma capite come ragionano certe persone? Pablo, cosa vorresti dire? Sì, beh, questo è anche un fattore culturale, perché cioè, nel senso che dobbiamo vivere sempre, spingere la velocità al massimo anche quando non ce n'è bisogno. È ovvio che se si va su un centro abitato è stato prestabilito che si va a 30 all'ora perché è una velocità di sicurezza, dove ci sono spazi molto stretti e frenare deve essere una cosa immediata rispetto a tragitti lunghi, e quindi è stato stabilito in base a una ricerca di ingegneri, quindi non è che tutti devono parlare senza sapere queste cose. E poi sì, è anche vero che poi ci si mette in mezzo la poca cultura dell'educazione civica, perché di questo si sta parlando, l'educazione civica, cioè quell'atteggiamento che permette a tutti di vivere in tranquillità. Allora Fabio, l'ultima cosa che ti chiedo, tu hai provato la sanità veneta, hai provato la sanità perché sei andato al Bambin Gesù, cosa vuoi dire? Ecco, com'è questa sanità? Cosa hai trovato? Perché noi parliamo sempre di sanità che funziona, che non funziona, tu l'hai vissuta in prima persona e non una cosa da poco, prego. Allora, io purtroppo mi devo riservare di rispondere a questa domanda perché sono in una situazione attualmente importante. Che gli sviluppi sicuramente ci saranno a breve, quindi non posso assolutamente, le chiedo scusa. Ma abbiamo capito che c'è un'inchiesta in corso. Ok. Ok, allora noi speriamo... Vi chiedo scusa. No, ci mancherebbe, ma abbiamo già capito, guarda, non serve dire delle volte tante parole, sai, basta una semplice parola per far capire che forse qualcosa non ha funzionato ed è giusto... Ecco, capire dove sta la verità, perché è questo forse che si merita Elisa e tutti quei bambini e quelle persone che hanno un punto di domanda su queste morti. Io ringrazio tantissimo, ma veramente tanto, Fabio Pardini, ma vorrei chiederti di ritornare, se avrai piacere, se avrai voglia, certo. Ecco, perché noi dobbiamo conoscere anche i finali, perché qui in Italia purtroppo la trasparenza non c'è mai, tante commissioni, tanto, ma alla fine non si sa mai come va a finire. Certo. Ecco, si sa la partenza, ma gli arrivi non li vediamo mai, o sbaglio, Pablo? Come ci saluti? Beh, vi saluto sperando, insomma, che di aver portato il messaggio, che era l'obiettivo che ci eravamo prestabiliti prima di venire qua, e di pensare, insomma, riflettere molto su quello che ognuno di noi può fare, ed è tanto, per le famiglie che hanno subito questa tragedia immane e che hanno bisogno di aiuto. E che hanno il coraggio anche di metterci la faccia, esatto. Di raccontare cosa non facile per un genitore, specialmente per la perdita di queste creature. Come ci saluti, Fabio Pardini? Allora, innanzitutto volevo chiedere una cortesia, se posso... Permettimi di almeno di ringraziare pubblicamente l'amico Pablo per il Sinotto, il cantautore, l'amico musicista Giovanni Buoro. Sto parlando di chi ha creato questo video per il compleanno della bambina, che è stato veramente toccante. Non solo io sono rimasto colpito, ma migliaia di persone. Dopo gli artefici del video, che si chiamano Frank Viso e Simone Gasparotto, Gasparotto, sì, spero di non sbagliarmi il cognome, e l'amico Aldo Campaner della Fantasy Pubblicità. Questi volevo veramente ringraziarli perché mi hanno dato un input per andare avanti nella vita. Non vi ho creato questo video. Anzi, chiedo alla regia invece della Posta di mandare chiudere questa mattina con questo bellissimo video di Elisa.
per cortesia, ecco, chiudiamo col video di Elisa, prego. E se possono le persone danno un'occhiata alla mia pagina Facebook, che mi serve come input per andare avanti, che si chiama Pardini Fabio, che sarei io, Pardini Fabio, per Elisa, che sarebbe lei, la mia bambina. Pardini Fabio per Elisa, ecco, perché più siamo seguiti e più la vicenda ci darà modo di far conoscere le nostre vicissitudini. È il coraggio anche di andare avanti, nonostante ma, tutto, nonostante del resto, qualsiasi... Del resto cosa devo fare? Lei che conta ormai per me, non nient'altro. Il coraggio io credo che sia una cosa dovuta. Cosa può succedere? Mi può di morire, non mi può succedere altro. Quindi vado avanti e a denti stretti anche, come si suol dire. Grazie allora, invece a te che mi hai accolto. Ma ci mancherebbe, anzi spero veramente che di vedere la luce sul tunnel, nel senso della verità, della trasparenza e di dare un po' veramente di serenità a queste famiglie che hanno già sofferto tantissimo, che stanno continuando a soffrire per negligenza, superficialità, business. Ecco, c'è sempre un interesse che va oltre, oppure la potenza della politica che veramente delle volte dovrebbe farsi sentire battere un colpo e non lo batte perché c'è di mezzo qualcuno che invece non va visto. Ecco, questo deve cessare, una sanità che deve essere chiara, c'è qualcosa, qualcuno che ha sbagliato deve pagare, inutile che continuiamo a passare i cerini vanno tenuti in mano a quelli che hanno sbagliato e quelli che hanno sbagliato devono pagare. Grazie tantissimo a Pablo Perissinotto, grazie a Fabio Pardini, papà di Elisa, mancata 5 anni per leucemia, e noi chiudiamo con questo importante video di Elisa. Grazie a tutti voi e buon fine settimana. Grazie infinite. Mia dolcissima piccola fragola, che mi chiedi di raccontarti una favola, vorrei inventartene una che sia una storia che parli di te, senza lupi che vivono nei boschi, sono cose che tu non conosci, perché maghi e fatine dai capelli blu e draghi e castelli non esistono più. C'è già la magia, i grandi la chiamano tecnologia, la polvere delle streghe che ti rende rapace, ma vendono ormai in ogni piazza, non ti serve Peter Pan che ti insegnerà a volare nel cielo di questa città, ma tutto questo tu lo sai già, sa volare persino papà. Paura nessuno, ce ne son così pochi, vivono tanto lontano, e il principe azzurro lo puoi anche sposare, ha venduto il castello e fa l'ingegnere, dolcissima piccola favola, vorrei raccontarti una favola, ma la storia lo dico.